Buonasera. Chi vi parla è Gabriella Graffeo, cerimoniere del Lions Club Messina Peloro, e porgo il benvenuto in occasione dell'incontro organizzato dai clubs della terza circoscrizione in collaborazione con il Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana e il Dipartimento Protezione Civile Città di Messina sul tema riduzione dei rischi ambientali nella Regione Siciliana, dalla conoscenza dei rischi alla riduzione. Lo svolgimento dell'incontro in modalità telematica in ossequio alla normativa vigente anti-Covid. Vi invito ad alzarvi in piedi per l'ascolto della dichiarazione della missione del Lions Club International. Missione del Lions Club International: dare modo ai volontari di servire la loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale tramite Lions Club. Questa sera ci onora della sua presenza e lo salutiamo con un caloroso applauso il governatore del distretto Lions 108 YB Sicilia, avvocato Mariella Sciammetta. Graditi ospiti e relatori del convegno sono dottor Massimiliano Minutoli, assessore protezione civile della città di Messina, ingegnere Gianni Castellani, past governatore del distretto Lions 108 IA2 e presidente ALERT del multidistretto Lions 108 Italy. Ingegner Salvatore Cocina, direttore generale Dipartimento regionale Protezione Civile. Ingegner Bruno Manfrè, dirigente Dipartimento regionale Protezione Civile. Geologo Sebastiano Monaco, coordinatore presidi territoriali COC Messina. Geologo Antonino D'Alessandro, Istituto Nazionale Geofisica Vulcanologia di Roma. Dottor Giovanni Cavallaro, dirigente Ispettorato Dipartimentale Foreste Messina. Ingegnere Carlotta Rodriguez, Fondazione CIMA, Centro di Competenza DPC Roma. Sono altresì presenti, e li salutiamo accumulando un unico applauso al termine della loro presentazione, i signori Avvocato Salvatore Giacona, past Presidente del Consiglio dei Governatori del multidistretto Lions 108 Italy, Dottor Franco Cirillo, primo Vice Governatore del distretto Lions 108 YB Sicilia, Dottor Maurizio Gibillaro, secondo Vice Governatore del distretto Lions 108 YB Sicilia, i past Governatori del distretto Lions 108 YB Sicilia, la signora Gloria Caristia, presidente del distretto Leo 108 YB Sicilia, ingegnere Antonio Rizzo, esperto di protezione civile del sindaco di Messina, delegato Lions Alert distretto 108 YB Sicilia e multidistretto 108 Italy, architetto Andrea Donzì, responsabile area ambiente distretto Lions 108 YB Sicilia, ingegnere Guido Graffeo, presidente della terza circoscrizione del distretto Lions 108 YB Sicilia, notaio Rosa Torre, presidente zona 7 del distretto Lions 108 YB Sicilia, dottoressa Marina Scimone, presidente zona 8 del distretto Lions 108 YB Sicilia. Agli officers distrettuali e di club, presidenti e segretari Lions e Leo presenti, porgo il mio più cordiale saluto di benvenuto. Prende adesso la parola l'ingegnere Guido Graffeo, presidente della terza circoscrizione del distretto Lions 108 YB Sicilia. Buonasera a tutti i presenti, un particolare saluto al nostro governatore, l'avvocato Mariella Sciammetta, al past presidente del Consiglio dei Governatori, avvocato Salvo Giacona, al primo vice governatore Franco Cirillo, al secondo vice governatore Maurizio Gibillaro, al presidente distretto Leo Gloria Carissia, all'assessore protezione civile città di Messina Massimiliano Minutoli, agli illustri relatori, al past governatore del distretto Lions 108 IA2 e presidente ALERT del multidistretto 108 Italy, ai past governatori presenti, forse già l'ho detto, poi un cordiale saluto anche all'ingegnere Rizzo, che come è stato detto è delegato Lions ALERT distretto 108 YB e del multidistretto 108 Italy. Un cordiale saluto anche all'architetto Andrea Donzì, responsabile area ambiente del distretto 108 YB. Un cordiale saluto anche agli officer distrettuali e di Club Lions e Leo, agli amici Lions e Leo, ai gentili ospiti presenti. Vi ringrazio tutti per la vostra partecipazione al convegno odierno, in cui sarà proposta l'attenzione su un particolare aspetto dei rischi ambientali, ovvero sui rischi legati ad eventi naturali come il rischio idrogeologico, il rischio incendio, sismico e vulcanico, e in particolare sulla loro conoscenza per poter ridurre i loro rischi. I Lions sono da anni impegnati per la salvaguardia dell'ambiente,
con campagne di sensibilizzazione e l'odierno incontro si inquadra sia nelle iniziative legate al SERS nazionale, le 4R per salvare l'ambiente, recupero, riciclo, riduzione e riutilizzo, di cui è delegato il nostro governatore avvocato Mariella Sciammetta, ma anche con quelle iniziative legate al progetto distrettuale che voglio ricordare, Lions e Leo, un mese per l'ambiente, cioè nel periodo che va dal 23 marzo, giornata mondiale dell'acqua, al 22 aprile, giornata mondiale della terra, entrambe le iniziative coordinate dall'architetto Andrea Dotti, oggi presente, responsabile area ambiente del distretto 108 Sicilia. Prima di concludere il mio breve intervento, ritengo doveroso ringraziare l'ingegnere Antonio, prima l'ingegnere Gianni Castellani per la sua disponibilità e per essere oggi qua presente con noi a questo incontro, ma anche all'ingegnere Antonio Rizzo per la preziosa collaborazione all'organizzazione del webinar odierno, ma anche concludendo anche a l'architetto sì, per l'impegno messo in questo mese dedicato all'ambiente con le numerose attività di sensibilizzazione, a tutte attività molto significative. Io non tolgo altro tempo e lascio spazio agli interventi successivi. Di nuovo e grazie. Interviene ora per un indirizzo di saluto il dottor Massimiliano Minutoli, assessore protezione civile della città di Messina. Non so Antonio se... Fino alle due sono stato con l'assessore Massimiliano Minutoli e poco fa mi ha chiamato e aveva un problema di famiglia importante, quindi non so se nel frattempo è riuscito a collegarsi. Io comunque se non interviene lui vi porgo un saluto a nome del sindaco di Messina per le attività che i Lions ovviamente fanno nel tema che riguarda appunto la protezione civile e la riduzione dei rischi, tenuto conto anche di un fatto che proprio in questa settimana, solitamente ogni anno, il Comune di Messina organizza la settimana della sicurezza e questo evento di oggi capita proprio in quello che sarebbe stata la settimana della sicurezza di quest'anno 2021, ma purtroppo per i motivi che conoscete dovuti alla pandemia e soprattutto all'impiego che in questo momento hanno i volontari nell'assistere tutti i presidi per assistere le strutture sanitarie, ovviamente non vogliamo noi distogliere dalle attività fondamentali di assistenza alla popolazione e quindi abbiamo voluto con questo intervento di oggi fare un po' una sintesi delle attività che noi solitamente ogni anno facciamo. Pensate che dall'esperienza che il Comune di Messina ha avuto della settimana della sicurezza a livello nazionale è stata istituita dall'anno scorso con una determina, diciamo, del Consiglio dei Ministri, la settimana nazionale di protezione civile. Questa testimonianza che lavorare insieme in temi di questo tipo, di importanza vitale, soprattutto nella fase di prevenzione e di informazione alla popolazione, soprattutto sulla conoscenza delle buone prassi di sicurezza, è una strada importante. Su questo tema poi ci dirà anche qualcosa la dottoressa Carlotta Rodriguez della Fondazione CIMA, che è una struttura, diciamo un centro di competenza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che sta mandando avanti un monitoraggio su questi temi. Bene, io ovviamente finisco e passiamo alla nostra cerimoniera che presenterà l'ingegnere Castellani. Grazie Antonio. Interviene adesso per un indirizzo di saluto l'ingegnere Gianni Castellani, past governatore del distretto Lions 108 IA2, nonché presidente ALERT del multidistretto Lions 108 Italy. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Un particolare saluto al governatore Mariella Sciammetta, a tutte le autorità lionistiche presenti. Sono particolarmente lieto di questa occasione per porgervi il mio saluto. Un particolare ringraziamento agli amici per aver organizzato questo workshop e questo webinar sui rischi ambientali
nella regione Sicilia. Io ho un bellissimo ricordo di un workshop che era stato organizzato sempre sul tema della protezione civile Lions, che gli amici siciliani avevano organizzato a Catania nel maggio del 2018. Bellissimo momento e un bellissimo ricordo. Il vostro distretto e la vostra circoscrizione sono sempre molto attivi sul tema della protezione civile e alert. E questo grazie, e devo sottolinearlo, al forte impegno di Antonio Rizzo, che ringrazio di cuore per tutto il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo. Il programma Alert Team, che è un programma presente a livello internazionale, incoraggia i club, i distretti, a cooperare con le autorità locali per sviluppare piani di azione con il solo scopo principale di diffondere la cultura della sicurezza. I Lions possono servire come importante risorsa o moltiplicatore di forze per aiutare le esigenze che emergono sia nell'attività di prevenzione sia durante una crisi e le fasi successive al verificarsi di una calamità. E sottolineo però evitando l'improvvisazione, ma sostenendo le autorità e le attività di protezione civile, i comuni e le prefetture. Con questo scopo, il 7 maggio del 2019 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Lions Club Multidistretto Italia e il Dipartimento di Protezione Civile del Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ed è per questo che abbiamo, e sulla base di questo documento, di questo accordo, di questo protocollo d'intesa, che abbiamo risposto immediatamente alla richiesta di aiuto da parte dello Stato per la campagna di vaccinazione anti-Covid, rispondendo con 1000 volontari. Quindi è un dato estremamente importante, una presenza forte e un riconoscimento anche della nostra forza e della nostra capacità di lavorare bene. E voi ne siete un esempio. La presenza capillare sul territorio italiano dei Lions Club è la concreta possibilità di diffondere ampiamente la cultura della sicurezza. Dove? Nelle scuole, con dibattiti pubblici, come state facendo voi oggi, con la presenza di oltre 100 soci Lions in questo momento qui. Svolgendo attività partecipativa al processo di elaborazione dei piani di emergenza nei comuni, promuovendo la cultura dell'autoprotezione, svolgendo azioni di sensibilizzazione con varie iniziative. E tutto ciò, quello che ho sinteticamente raccolto, si lega perfettamente con il sottotitolo del vostro webinar: dalla conoscenza dei rischi alla riduzione. Bene, concludo il mio saluto ringraziando ancora gli organizzatori, gli illustri oratori che ho visto in locandina, ed auguro a voi tutti un proficuo lavoro. Grazie. Interviene per un indirizzo di saluto il notaio Rosa Torre, presidente della zona 7 del distretto Lions 108 YB Sicilia. L'audio, Rosa. Presidente di circoscrizione, ingegnere Guido Graffeo, esimio governatore, avvocato Mariella Sciammetta, e con lei saluto tutte le autorità lionistiche e leoistiche presenti, autorità civili, carissimi amici. Il mio saluto prende spunto da una riflessione. Il pianeta, come ci diciamo da quasi un mese a questa parte, non può attendere. È nell'agenda 30, clima, mobilità, cibo,
come necessità di sviluppo sostenibile per l'ambiente e per la collettività e per l'umanità che vogliamo. Vogliamo riflettere, lo facciamo da tanto tempo e i Lions sono impegnati con un agire concreto su queste tematiche da moltissimo tempo e chi mi ha preceduto lo ha ben messo in evidenza. Quello che semplicemente vogliamo tenere presente sempre in tutte queste nostre attività, oltre all'agire, è un concetto, è un pensiero. L'ambiente è sicuramente una storia d'amore. L'amore per la natura, quindi, deve essere un cibo che noi Lions dobbiamo distribuire come una delle tante attività che per la comunità vogliamo fare e rendere. Grazie e buon lavoro a tutti. Interviene per un indirizzo di saluto la dottoressa Marina Scimone, presidente della zona 8 del distretto Lions 108YB Sicilia. Buonasera a tutti, porgo il mio saluto al governatore Mariella Sciammetta, al presidente di terza circoscrizione, a tutte le autorità Lions presenti, a tutti i soci, alle autorità civili. Porto il saluto dei club del Lions della zona 8, Taormina, Santa Teresa di Riva, Le Toiani Valdagro, Roccalumera, Quasimodo. Viviamo in un territorio particolare dove terra, aria, acqua e fuoco si incontrano prepotentemente e talvolta è complesso farli coesistere. Il nostro compito è proprio quello di mantenere l'armonia e di non operare interventi invasivi che possano devastare l'ambiente in cui viviamo. Trovare comuni momenti di confronto, segnalare le criticità è dovere della società civile, così come porre l'attenzione di chi ha l'autorità e le competenze per effettuare un'attenta ed accurata programmazione, improntata alla prevenzione e non all'intervento in emergenza, che dovrebbe avvenire soltanto in circostanze estreme e non diventare una costante. Auspichiamo pertanto che tale momento si riveli foriero di stimoli e spunti di riflessione, aggiunga sostanza all'azione e ci renda più consapevoli dell'importanza di non perdere mai di vista rispetto, armonia ed equilibrio verso il territorio che abitiamo e che abbiamo la responsabilità di consegnare per quanto possibile integro alle generazioni future. Grazie a tutti e buon lavoro. Pronto? Interviene per un indirizzo di saluto l'architetto Andrea Donsì, responsabile area ambiente del distretto Lions 108YB Sicilia. Grazie, buonasera Presidente di circoscrizione, Governatore Mariella Sciammetta, Past Presidente del Consiglio Governatori Salvo Giacona, Past Governatore Castellani, i Presidenti di zona e tutte le autorità, amici, Leo e Lions presenti. Stiamo così provando ad avvicinarci a un ulteriore passaggio di questo percorso avviato all'inizio dell'anno sociale e che si sta, come dire, rafforzando, intensificando in questa idea del mese per l'ambiente, anche per cercare di dare un segnale alla comunità esterna alla quale spesso ci rivolgiamo, e questo segnale, consentitemi, ha una sua importanza soprattutto in questo momento di particolare difficoltà amplificate dalla pandemia. E ovviamente sulla cura e l'attenzione per il territorio e per le sue fragilità, che sono state spesso e continuano a essere occasione di disastri non spesso commensurabili, è chiaro che l'attività dei Lions, in particolare quella dell'ingegnere Antonio Rizzo, che al di là dell'impegno svolto per quanto riguarda le attività come Lions Alert e come attività di supporto e consulenza all'amministrazione comunale della città metropolitana, ha sempre dato questo impulso che è contaminante, nel senso i nostri messaggi devono per forza di cose avere questa capacità, questa forza di diventare virali e non semplicemente confinati nell'ambito delle nostre mura. E per questo ovviamente anche così le importanti relazioni che ci saranno stasera devono anche intravedere una prospettiva che probabilmente deve andare oltre quello che finora si è in qualche modo fatto in maniera anche importante.
quella di entrare, di coinvolgere ancora sempre di più le comunità alle quali noi diamo questi messaggi, ma le comunità spesso, per vari motivi, non hanno avuto occasione probabilmente di prendere consapevolezza come era necessario. Su questo bisogna fare un passo in più, bisogna avvicinarci ancora di più, nonostante le difficoltà della pandemia. Noi Lions abbiamo strumenti, profili, ma soprattutto abbiamo forza interiore per poter così migliorare questo tipo di rapporto con la comunità. E sicuramente da stasera uscirà un ulteriore impulso importante in questa direzione. Grazie a tutti e buon lavoro. Modera ed introduce adesso l'incontro l'ingegnere Antonio Rizzo, esperto di protezione civile del sindaco di Messina, nonché delegato Lions Alert del distretto 108 YB Sicilia e multidistretto 108 Italy. Buonasera a tutti, un saluto al nostro governatore, al past governatore e presidente del Consiglio dei Governatori Giacona, al nostro ingegnere Castellani e come past governatore e soprattutto presidente multidistretto Alert Italia e a tutti gli ospiti, a tutti gli amici e soprattutto alle associazioni di volontariato che sono anche presenti e collegate con noi e a ospiti cittadini che sono interessati a questi argomenti. Quindi questa è un'occasione che abbiamo voluto realizzare insieme al nostro Guido Graffeo, presidente di circoscrizione, nell'ambito di questa settimana, come diceva Don Sì, che riguarda le famose 4R, ma soprattutto anche per quell'attività che noi ogni anno abbiamo realizzato nell'ambito della settimana della sicurezza delle attività di protezione civile, che insieme all'assessore Massimo Minutoli della protezione civile di Messina abbiamo organizzato sul nostro territorio. E quindi non potendolo fare in una maniera diversa, ovviamente abbiamo optato per questa soluzione con questo webinar. L'idea comunque è nata anche da un incontro che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il 27 gennaio, proprio qualche mese fa, ha organizzato con alcune regioni italiane, in particolare con la Regione Sicilia, su un tema molto importante a mio avviso, verso una protezione civile, verso una governance più forte per la riduzione del rischio. E proprio per questo, per rafforzare le competenze e capacità del sistema nostro regionale di protezione civile, abbiamo pensato di invitare il nostro direttore generale del Dipartimento Protezione Civile, ingegnere Salvatore Cocina, e il suo dirigente, ingegnere Bruno Manfè, per darci, un riferimento di quello che effettivamente si sta facendo nell'ambito di questa grande attività che a livello nazionale il Dipartimento cerca di spingere per migliorare sempre di più. Ricordiamoci che un famoso protocollo di Sendai in 7 punti individuava quelle che devono essere le priorità per la sicurezza delle popolazioni che vivono in aree a rischio. Quel protocollo famoso, il protocollo di Sendai, che ha una scadenza nel 2030 di raggiungimento di certi obiettivi, è una attività importante che noi nel nostro piccolo portiamo avanti, ma che tutti insieme dobbiamo portare avanti insieme alle istituzioni. Quindi avremo l'occasione, attraverso quello che ci dirà il dirigente generale, le informazioni attuali su quello che si sta facendo nell'ambito della regione siciliana. Quindi io in questo momento non ho altro da aggiungere, eventualmente farò dei piccoli interventi tra un relatore e l'altro e passiamo la parola all'ingegnere Salvatore Cocina, che sempre ha partecipato alle nostre iniziative. Ricordo l'ultima che abbiamo fatto a ottobre, prima che succedesse quello che è successo, quando abbiamo fatto nella sala delle conferenze, nella sala bandiere di Messina, abbiamo fatto quell'incontro sugli eventi meteo estremi e protezione civile, all'epoca dalla conoscenza del rischio alla prevenzione. Questo è un altro tassello. Ringraziamo l'ingegnere Cocina e do a lui la parola. Sì. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, buonasera. Sì, buonasera ingegnere. Grazie, allora. Un saluto a tutte le autorità regionistiche e consentitemi appunto di iniziare subito con il tema che mi è stato assegnato, anche se vi avviso non farò una relazione così classica, ma la darò un taglio specifico per il momento attuale in cui che stiamo vivendo.
per il rischio antropico della pandemia. L'attività, mi si chiede di parlare della governance regionale. Voi sapete che, faccio un inquadramento così preliminare, che la protezione civile in Italia è un sistema. Quello che caratterizza l'Italia rispetto alle altre nazioni, non per nulla dico che l'Italia è culla della protezione civile nel senso moderno, è che si tratta di un sistema organizzato, scalabile, modulabile a secondo delle attività, da tempo di pace fino a tempo di guerra, emergenza. La stessa emergenza si gradua a secondo della rilevanza in emergenza locale, provinciale, regionale, nazionale, perché sono coinvolti in questo modo vari livelli di governo. Il sistema è un sistema nazionale, per fortuna, che assicura quindi anche la sussidiarietà dell'intervento, dove un ente locale, una regione non ce la facesse o un'attività di prevenzione o un'attività di emergenza, di superamento dell'emergenza, di soccorso, interviene il sistema nazionale che ha diverse componenti. Ricordo che le componenti del sistema di protezione civile sono ampie, molto ampie, vanno dalle componenti classiche, tradizionali, l'esercito mi riferisco. Tenete conto che sono passati pochissimi anni dal terremoto del 68 del Belice o dall'alluvione di Firenze del 66, ma c'è stata una rivoluzione culturale, perché a una protezione civile costituita essenzialmente da esercito e Croce Rossa, ora si è sostituito un sistema diciamo più organizzato, che vede migliaia di attori e vede in particolare la protezione delle forze di protezione civile, che sono quelle strutturate nelle regioni con il mio dipartimento, nello Stato, nei comuni. Ogni comune ha anche un ufficio di protezione civile. Quindi c'è stata una rivoluzione culturale dagli anni 60, 70 a oggi. Il padre di questa rivoluzione culturale, mi piace ricordarlo perché è giusto, così si chiama Giuseppe Zamberletti, che è l'autore di questa rivoluzione a cui ha partecipato e partecipa attivamente la comunità scientifica. Altra peculiarità della governance del sistema di protezione civile è il forte apporto della componente scientifica. La nostra non è una protezione civile che vive in emergenza, che vive sulla base di impressioni, che agisce così in modo estemporaneo, ma sembrerà una contraddizione, ma programma, fa delle attività di previsione e prevenzione dei rischi. Un economista che fa programmazione si stupirebbe di questo. Infatti la prima osservazione che fecero tempo fa, anni fa, alcuni economisti alle richieste di finanziamento della protezione civile, che chiedeva interventi per programmati per abbattere i rischi, era qual era? Ma la protezione civile interviene in emergenza, come fate a programmare? No signora, l'emergenza appartiene anche a quella cultura degli anni 60-70 che riteniamo ormai desueta. Si parla di attività di previsione dei rischi, di prevenzione. Non voglio tediarvi, ma questo diciamo è l'ABC della protezione civile: previsione dei rischi, quindi un'attività forte, contenuto scientifico, tecnico-scientifico, perché si parla, ad esempio, fare un esempio di previsione di quantità di acqua che cadrà domani, che cade domani a Messina, previsione di temperature, previsione di gelate, di nevicate, se non anche previsione di su Stromboli, ad esempio, a Stromboli o sull'Etna, di attività eruttiva o attività esplosiva intensa. Ci stiamo lavorando con l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una componente essenziale e importante del sistema di protezione civile italiano. E ripeto, è una peculiarità italiana questa. Quindi questo grande ruolo della comunità scientifica. Come si attiva la governance del sistema? Ma ripeto, c'è un livello regionale, un livello nazionale innanzitutto, che vede il suo apice nel Presidente del Consiglio dei Ministri. La protezione civile è incardinata presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, o presso il Presidente della Regione, o presso il Sindaco, nei vari livelli di governo. E quindi ha questa governance nazionale,
e il sistema si attiva in modo, diciamo, automatico. Perché automatico? Ma perché mutuando, questa sì, mutuando un'organizzazione militare, la Protezione Civile ha al suo interno un programma, le sue attività, secondo una rigida catena di comando e controllo. Non c'è un'improvvisazione, è una catena che spesso purtroppo a livello locale viene dimenticata, ma è sempre stato il problema di un'organizzazione che per funzionare ed essere efficiente deve sapere rispondere alla domanda chi fa, cosa fa e in che tempo fa. Quindi chiarezza del ruolo, delle competenze e delle azioni di ciascuno che appartiene al sistema. Quindi una governance nazionale che vede un comitato operativo nazionale di protezione civile e vede un organo di consulenza scientifica che è la Commissione Grandi Rischi. Grandi Rischi, diciamo che è il massimo, la massima espressione della tecnica, della scienza nella materia dei rischi naturali o antropici. Commissione Grandi Rischi che si è riunita, ad esempio, un mese fa per valutare le condizioni del vulcano Etna, che è in attività, che si preoccupa veramente, che è in attività da diversi mesi, da quasi 8 anni e mezzo, anzi, che è stata chiamata la Protezione Civile a esprimersi sulle condizioni di pericolosità del vulcano e sui futuri scenari. Ecco, la parola scenari. Scenari sono quelli che vengono fatti dagli scienziati e dai tecnici. In funzione dei scenari, la Protezione Civile, in tempo di pace, ma anche ora, durante l'emergenza Etna, programma le sue attività e organizza la sua struttura per fronteggiare al meglio le calamità. Fronteggiare cosa significa? Eliminare i rischi? No, significa mitigare i rischi. La parola eliminazione non esiste. Mitigazione del rischio. Ed è questo l'altro concetto che io volevo diciamo, indicare. In una società in cui tutto appare programmabile, in cui tutto appare determinabile, e tutto sembrerebbe deterministico, ma sappiamo benissimo che non è affatto così. Ecco, io volevo porre anche questo, il tema questo, alla vostra attenzione, l'attenzione di un club service che si è sempre distinto per l'impegno appunto in queste tematiche. La mia riflessione qual è? Fare capire anche alle persone, alla società civile, che non è tutto programmabile, non è tutto prevedibile. C'è sempre una forte alea, sia nei rischi, in quello che può succedere, sia nella risposta degli uomini, nella capacità di risposta dei sistemi organizzati. Esempio che vi faccio subito. E lo faccio parlando della campagna vaccinale in corso. AstraZeneca. Potevamo mai immaginare che AstraZeneca fosse rifiutato dalla popolazione, così come sta accadendo, specie in Sicilia e nel sud? E perché è rifiutato al sud nella misura del 70%, invece al nord del 40% o del 30%? Potevamo mai immaginare che il Johnson & Johnson ieri, si è saputo ieri, ha dei problemi analoghi ad AstraZeneca, reazioni sul sistema appunto della circolazione. Cosa vuol dire questo? Che mentre fino a 2 giorni fa tutti i messaggi che la Protezione Civile Nazionale, la massima autorità, quindi sia il Capo Dipartimento Nazionale, sia il Commissario Figliuolo, sia il Presidente del Consiglio dei Ministri dava, ora cadono. Qual era il messaggio? Entro settembre vaccineremo l'intera popolazione italiana. Perché? Perché avremo Pfizer, avremo AstraZeneca, avremo Johnson & Johnson, vaccino monodose. Questo ci dice la scienza e noi crediamo alla scienza. Ora, come una doccia fredda, è venuta la notizia dall'America che anche Johnson & Johnson ha forti controindicazioni. Non sarà tolto al mercato, questo lo chiariamo subito. Sarà limitato a determinate fasce di soggetti, e però l'utilizzo non può essere massivo come era prevedibile. Cosa vuol dire questo? La certezza di vaccinare tutta la popolazione a settembre, entro settembre, è una certezza rispetto alla quale abbiamo pianificato, e ora vi spiego cose. Questa certezza viene a cadere, quindi certezze poche in materie come queste, sulle quali non ci sono precedenti. Ricordiamo, questo forse
noi non l'abbiamo percepito appieno, soprattutto sia i cittadini, ma anche i decisori politici. In questa epidemia e la conseguente risposta del sistema di protezione civile, ma anche la vostra risposta con i mille volontari che avete schierato, è un fatto unico, epocale negli ultimi secoli, anzi forse nella storia dell'umanità che, a memoria. È un fatto epocale, nessuno di noi era programmato a fronteggiare questa pandemia e nessuno di noi sa la ricetta magica per uscircene. Questo certo fa crollare molte certezze, però anche questo, la cultura della non certezza, della indeterminazione, deve essere diciamo, portata avanti. Cioè, noi non possiamo continuare ad alimentare, specie nei ragazzi, nei giovani, il fatto che tutto si possa programmare, tutto si possa capire, tutto si possa comprendere. Assolutamente, invece tutto si deve sicuramente studiare, approfondire, fronteggiare, ma poi siccome appunto ci dimostra questa esperienza di AstraZeneca, molto è lasciato ancora al caso di determinazione, ovvero al fatto che le attività umane ancora non hanno raggiunto quella perfezione della formazione dei vaccini che si richiedeva. E questo è un messaggio che deve passare perché, a mio avviso, e scusate se torno sul tema dei vaccini, perché è vero che questi vaccini hanno queste controindicazioni, sono state, diciamo sì, acclarate queste relazioni, ma in che quantità? 4 su 100.000, 5 su 100.000 nei casi di vaccinazione. E questo cosa vuol dire? Che non vacciniamo più? No, si deve continuare a vaccinare con quello che abbiamo oggi. Perché? Ma perché viceversa il rischio, l'alternativa sarebbe veramente catastrofica, l'alternativa sia di lasciare soggetti esposti al rischio, quindi all'infezione e ai decessi che ci sono, sia a un virus che muta continuamente, che non si riesce ad acchiappare, a fotografare al momento zero. E quindi l'alternativa, così come anche ci ha raccomandato Gianni Figliuolo, do atto che la nuova governance nazionale è molto più attenta di prima, segue di più le regioni, cioè in effetti noi ci riuniamo ogni settimana con i vertici nazionali, Gianni Figliuolo, proprio sul piano vaccinale. L'ultima raccomandazione che è stata data è quello di insistere su AstraZeneca. Perché? Perché non abbiamo di meglio. Perché non c'è di meglio? Attualmente c'è questo, lo dobbiamo fare. Ed è un'operazione di tipo massivo ed è l'unica operazione che oggi è consentita. Noi abbiamo, noi come tutte le altre regioni, ma forse la Sicilia ancora di più, ha fondato la sua attività di protezione civile su queste certezze o su queste aspettative, diciamo. Avremmo talmente tali dosi di vaccini per cui noi a maggio andremo a regime di vaccinazioni e a settembre potremo vaccinare l'intera popolazione, che è pari a 4 milioni di abitanti su 5 milioni, circa 80%. Due dosi sono 8 milioni di inoculazioni, meno un milione di inoculazioni già fatta oggi, 7 milioni di inoculazioni. A quanto bisogna viaggiare per fare 7 milioni di inoculazioni entro l'estate? 50.000 inoculazioni al giorno. Per fare 50.000 inoculazioni al giorno non bastano le strutture sanitarie e ospedali attuali, bisogna creare delle strutture di massa, i cosiddetti hub vaccinali. Ne avete una a Messina, di media dimensione, ve ne è uno molto grande a Palermo, ne sono in Sicilia. La programmazione regionale, il Presidente della Regione, ha disposto la realizzazione di altri 20 hub regionali. Stiamo costruendo proprio, allestendo, scusate, proprio in questi giorni, con un grande sforzo, non economico, perché alla fine non costano molto, utilizziamo strutture esistenti a Palermo, ad esempio a Messina, la Rescifina, a Catania l'ex mercato ortofrutticolo, dei palazzi dello sport a Gravina, a Santa Casa dei Battiati, a Mister Bianco, e altri palazzetti nel palermitano o nel messinese. Strutture esistenti di grandi dimensioni. La gente ci chiede, ma perché spendete soldi per allestire? Perché c'è sempre qualcuno che... Ma è giusto dare soddisfazione alla persona? Perché? Non ci bastano gli ospedali? No, gli ospedali devono continuare a fare attività sanitarie, non possiamo interromperle.
e non possiamo mischiare, ma questo ce lo dicono i medici, mischiare le attività vaccinali con le attività sanitarie, tranne nei casi in cui le strutture sanitarie hanno questa disponibilità e ce l'hanno. Ma sapete quant'è la quota che fanno le strutture sanitarie? Non oltre la metà, il resto la vaccinazione di massa la fanno questi grandi hub. Eravamo tutti contenti perché il piano prevedeva la realizzazione di questi hub, prevedeva la formazione del personale, l'assunzione del personale, allora c'è il contributo dei medici di famiglia, la doccia fredda, Johnson & Johnson non si può più utilizzare. E questo fa venire meno tutto. In cosa consiste ora la capacità di una protezione civile? E quando parlo di protezione civile, ripeto, non parlo solo del dipartimento mio regionale, del nazionale o del comune, ma parlo del sistema di protezione civile in cui anche voi, come tutte le persone, fate parte. E consiste nella capacità di adattarsi a questa nuova situazione, chiaramente. E sperare che la scienza, la tecnica diano altre soluzioni, ma adattarsi a questo. Quindi attività di protezione civile, ne sembra, scusatemi se insisto sul rischio Covid, è quella ora di lavorare anche sulle attività tradizionali di isolamento, di chiusura, di rarefazione degli scambi tra persone, oltre che sul piano vaccinale. Quindi è la capacità di un sistema che deve diminuire, che deve adattarsi. Deve adattarsi. E perché questo avvenga occorre una diffusione di cultura di protezione civile. Scusate, mi sembra, se lo ripeto, qualcuno pensa che questa emergenza, lo ripeto perché molti medici soprattutto sono convinti, questa sia un'emergenza sanitaria. Non è così. Questa non è un'emergenza sanitaria. Chi dice questo non ha capito un bel niente. Questa è un'emergenza di protezione civile. È emergenza. L'emergenza è quella che c'è prima dello stato di guerra. Qualcuno dice che siamo in stato di guerra, io non lo dico perché non mi pare appropriato, ma è emergenza, sì. Ed è un'emergenza che si combatte con tutte le forze possibili, con la sinergia, con appunto l'attività di tutti. E spiegatevi una cosa, quando io dico che non è sanitaria, ma per dire alle persone di non assembrarsi, di non farsi la passeggiata la domenica pomeriggio a prendersi il gelato, nei vari posti che abbiamo a Palermo Mondello, non so a Messina dove si assemblano le persone, a Palermo in Via Malqueta, a Catania in Corso Italia, per evitare che i ragazzi si assemblino senza mascherine, per evitare tutti questi motivi di contagio, perché il contagio avviene perché chiaramente vi è una eccessiva frequentazione tra le persone. E per evitare questo si evita con una cultura di protezione civile. La cultura di protezione civile deve dire che dice anche rispetto alla regola di addestramento. Si evita quindi, si evita con un'azione di diffusione di queste conoscenze, di queste pratiche, la pratica dell'igiene. E questo non è che un fatto prettamente riservato ai sanitari, è un fatto di educazione, di coscienza civile, quindi di educazione. E questo è il motivo per cui ora i dati si sanno. Dovete sapere che a Palermo, ad esempio, i dati ormai si conoscono, i maggiori contagi, il maggiore numero di positivi sono nei quartieri popolari, purtroppo. Sono i quartieri popolari perché ci sono dei strati sociali che disconoscono queste regole di buona, diciamo, di buona convivenza, di pacifica convivenza, di buona convivenza, e quindi diciamo, quindi disattendono tutti i DP, le mascherine, tutte le precauzioni, l'igiene delle mani, l'igiene degli oggetti, e quindi il virus si diffonde. E questa, allora, fare prevenzione, quindi nelle misure di isolamento e attività sanitaria, no, è attività, a mio avviso, di protezione civile. Ora, paradossalmente, cioè, quindi il sistema si era focalizzato sulle vaccinazioni di massa, ora dobbiamo tornare, almeno speriamo per poche settimane o pochi mesi, perché sicuramente troviamo un'alternativa, dobbiamo tornare di nuovo a misure di prevenzione. Questa è protezione civile. E questa è la digressione che ho fatto, ad esempio, sull'attuale emergenza Covid. Devo dire, questa emergenza è stata trattata così come un'altra emergenza, quindi con una dichiarazione stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio dei Ministri, a gennaio di quest'anno, con ordinanza di protezione civile,
e con attività varie di protezione civile. E poi c'è stata una parentesi in cui queste attività sono state trattate dal commissario Covid che il governo ha nominato, ma ora la palla è di nuovo tornata al sistema di protezione civile. Questo è quello che è avvenuto a livello nazionale, per dirvi appunto che poi il governo interpreta il ruolo della protezione civile in modo appunto diverso. Voglio chiudere questa parentesi sull'attuale pandemia, ma è quello che volevo dirvi che mi sta più a cuore. Anzi, faccio un appello accorato anche a voi sulla vostra disponibilità ancora maggiore ad aiutarci nelle attività che io chiamo di assistenza alla popolazione. Questi hub vaccinali hanno grandi difficoltà nelle operazioni di assistenza alla popolazione, nel regolare i flussi. L'hub vaccinale di Palermo sopporta 3.300 persone, Messina forse arriverà a 1.000, alla Recifina sicuramente a 1.500-2.000, Catania arriverà a 2.000. Il problema, sapete quali, non c'è un problema di tipo sanitario, medico, c'è un problema di regolazione dei flussi, di informazione alla popolazione, di sedare le persone più rivoltose, di dare una parola di conforto a coloro che aspettano, di evitare le file. Quindi paradossalmente è un problema organizzativo. Noi siamo perché da un anno e mezzo che siamo impegnati, e quindi ben venga un vostro intervento sul campo operativo da domani in poi. Voi sapete che il governo regionale ha varato ora 3 giornate open AstraZeneca per tutti a partire dai 60 anni in su, dai 60 agli 80. E cosa succederà in questi hub vaccinali? È un'attività non programmata, non programmabile, e non sappiamo come rispondere alla popolazione. Potremmo avere un eccezionale flusso di persone non programmato, non scaglionate, quindi emergenze che hanno richiesto anche l'intervento da parte dell'ordine in apposta. Quindi Direttore Cocina, io appunto volevo invitarla a concludere e dicendo che possiamo valutare l'assistenza a voi su questo argomento, come è stato fatto per la parte diciamo sanitaria, anche di assistenza per quello che diceva in questo momento lei. Appunto, se noi avessimo in Sicilia, invece di avere 4 milioni di persone bisognose di assistenza, e 100.000 volontari, 100.000 invece persone capaci di dare assistenza, avessimo 3 milioni di assistiti o di potenziali assistiti e 1.100.000 di persone che invece si fanno parte dirigente, parte attiva, sicuramente si invertirebbe tutto e le emergenze sarebbero gestite meglio. Quindi io vi saluto, appunto, colgo l'invito del presidente di questa riunione a chiudere, diciamo, il mio intervento, e appunto però rilancio l'invito anche delle forme che voi vorrete, delle forme migliori a collaborare appunto in questa emergenza, che è un terreno di confronto, sarà un'esperienza di cui fare una bella esperienza di protezione civile, e ripeto, esperienza unica fino ad oggi mai maturata, che un giorno spero di ricordare in positivo. Dice, anche io c'ero e anche io ho contribuito a dare il mio piccolo apporto. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie ingegnere Cocina di questo suo intervento e di questo ultimo, diciamo, questo momento di riflessione su anche un'attività nuova, perché come diceva lei giustamente è una cosa nella quale ci dobbiamo adattare alle evoluzioni, è una resilienza anche di tutto il sistema alle evoluzioni, alle componenti che variano in continuazione. Quindi siamo a disposizione per riflettere su questo aspetto che lei ci sottolineava, di un supporto, diciamo, per la conoscenza dei rischi di questo settore, chiaramente. Grazie intanto ingegnere Cocina per il suo contributo grazie. L'ingegnere Bruno Manfre è in collegamento? Sì, sono qua, ero a casa. Allora, ingegnere Manfre,
Grazie anche a lei dell'attesa. E, se possiamo fare una sintesi, ovviamente, perché abbiamo dato spazio giustamente come era necessario al nostro direttore generale, se lei può condensare un po' una sintesi del suo intervento. Però, grazie, sì. A lei la parola. Sarò sintetico, anche perché ho altri impegni che in sala operativa mi attendono, per cui sono un po' stretto, ecco, nei tempi, quindi sarò molto stringato nell'esposizione. Intanto un saluto a tutti, un ringraziamento a tutti quanti. Il Dipartimento di Protezione Civile, attraverso il nostro centro nazionale, ovviamente che è la nostra struttura di riferimento per quanto riguarda il rischio meteo idrogeologico ed idraulico, ovviamente gestisce tutta l'attività inerente all'emanazione degli avvisi regionali di protezione civile. Il contesto ovviamente è un contesto ovviamente di livello nazionale, il centro funzionale è integrato all'interno di un sistema nazionale, per cui c'è un'emanazione di avvisi giornalieri, e connessi a questa emanazione degli avvisi si fanno tutta una serie di attività di previsione di attenzione nei confronti di rischio idrogeologico, rischio idraulico e rischio meteorologico. Cosa ingenerano questi avvisi di protezione civile? Innescono il meccanismo di attivazione del sistema di protezione civile. Il sistema di protezione civile che ovviamente coinvolge tutti gli enti, dagli enti locali agli enti, alla stessa enti regionali, provinciali e regionali, in un'attività di prevenzione e di attenzione nei confronti di ciò che l'evento potrebbe determinare. Ovviamente gli avvisi vanno poi calati all'interno dell'attività di pianificazione di protezione civile che ogni comune, di cui ogni comune dovrebbe essere dotato. Ricordiamoci che l'attività, uno degli impegni del nostro dipartimento è quello, proprio come diceva il direttore nella sua esposizione, è proprio quello di stimolare la predisposizione della pianificazione di protezione civile, soprattutto a livello comunale, e anche gli aggiornamenti delle attività di pianificazione. Tenete conto che ogni piano ha a distanza di anni la necessità di essere aggiornato, perché la situazione sul territorio cambia, perché ci sono ovviamente contesti diversi che si modificano. Quindi c'è la necessità di avere approfondimenti e valutazioni. In questo ambito di aggiornamenti di pianificazione ricade anche il ruolo che hanno i presidi territoriali, che sono gli strumenti di monitoraggio delle aree maggiormente critiche, là dove possono ingenerarsi e determinarsi situazioni di criticità a seguito di determinati eventi. Questi presidi territoriali, secondo lo schema, la tabella, se voi fate riferimento agli atti che sono stati pubblicati dal nostro dipartimento, troverete la circolare del centro funzionale della numero 1 del 2020, che è stata pubblicata il 9 ottobre dell'anno scorso, dove che si fa una sintesi di tutte le attività di prevenzione per il rischio idrogeologico, e sono riportate anche tutte quelle che sono le attività connesse all'emanazione degli avvisi e quindi anche alla definizione dei livelli d'allerta e delle fasi operative. I presidi territoriali, ad esempio, sono delle iniziative che devono essere messe in campo già nel momento in cui si ha un livello di allerta arancione, una fase operativa di attenzione, così come anche l'attivazione dei centri operativi. L'assessore Minutoli, che è in collegamento, ovviamente sa perfettamente di cosa parlo, ma penso che l'area tecnica collegata in questo webinar sa esattamente di cosa io sto parlando. Quindi
Questi presidi territoriali sono presidi territoriali che hanno una valenza molto importante nell'attività di prevenzione sul territorio. Per quanto riguarda il ruolo della regione nell'attività dei presidi territoriali, diciamo subito che nel 2015 già il centro funzionale aveva predisposto una prima bozza di presidi territoriali di primo livello, cioè quelli di livello regionale, che ovviamente era stata predisposta dal centro funzionale per proprio per iniziare a definire dei punti strategici importanti di monitoraggio sul territorio regionale. Ovviamente tanto in questo momento a livello regionale non vi sono degli atti legislativi specifici che identificano dei presidi territoriali, ma si sta lavorando all'aggiornamento di questa prima definizione fatta dal centro funzionale e che si sta aggiornando per effetto di alcune situazioni, per esempio il fatto che già dal 2015 a oggi abbiamo una nuova sistemazione dei presidi del monitoraggio della rete di monitoraggio, cioè noi abbiamo realizzato una nuova rete di monitoraggio sul territorio, per cui abbiamo più elementi di conoscenza. Vi è anche la istituzione dei famosi centri unificati, i cosiddetti cuore, che avevano un ruolo di base operativa sostanzialmente del sistema di protezione civile per l'affrontare le emergenze. E poi c'è anche il progetto con governance, che sul quale la Regione Sicilia assieme ad altre quattro regioni del sud sta lavorando, dove si identificano vanno identificate dei contesti territoriali in cui ovviamente andare a definire linee guida per la identificazione dei punti critici e tutto ciò che riguarda questa attività. Per cui la Regione Sicilia su questo sta continuando a lavorare per approfondire e definire meglio gli aspetti dei presidi territoriali. Va comunque detto che un ruolo fondamentale nell'identificazione delle criticità e quindi dei presidi territoriali di secondo livello, cioè quelli che sono a livello locale da inserire nella pianificazione, questa è un'attività che richiede da parte delle amministrazioni locali, cioè da chi conosce il territorio, da chi lo vive costantemente, da chi riesce a monitorare costantemente il territorio, vede proprio negli enti locali i soggetti preposti a pubblicare e localizzare nell'ambito della propria pianificazione e protezione civile questi presidi. Non ce la faccio vederlo, fallo tu. Io, Antonio, mi fermo qui. Grazie. Definizione di queste cose, ovviamente. Il dottore Basile, che è il responsabile, il centro funzionale decentrato, è colui che segue direttamente. Io come dirigente della sala operativa acquisisco tutti questi elementi per le informazioni, per cui seguo in parallelo l'evoluzione di queste cose. Per cui mi fermo qui, grazie. Scusate, un minuto mi dovrò allontanare perché dovrò recarmi in sala operativa per alcune necessità. Grazie a voi del Dipartimento regionale per questo contributo che avete dato a questo incontro di oggi pomeriggio. Noi siamo sempre attenti e a disposizione per ogni cosa che può essere utile per la gestione delle emergenze e anche in prevenzione, come si è detto prima. Grazie del vostro aiuto e supporto. A presto. Allora, passo la parola ora a Sebastiano Monaco, il geologo, che è il coordinatore dei presidi territoriali, i famosi appunto PT2 del Centro Operativo Comunale di Messina, per un breve, mi raccomando Sebastiano, purtroppo siamo in ritardo, una sintesi
Esatto, del ruolo però importante dei presidi territoriali, come diceva l'ingegnere Manfrè, poi dalla scala regionale bisogna passare alla scala locale, bisogna conoscere bene il territorio per dare ai decisori, ovvero sia al sindaco e al suo staff, gli elementi per prendere decisioni per gestire meglio eventuali situazioni di emergenza. A te la parola. Okay. Ti presenti allora, se mi dilungo mi puoi fermare. Allora, ti blocco io rispettando il tempo. Buonasera okay. A tutti, porgo un saluto al governatore Lyons, a tutte le autorità lionisti e ospiti presenti. Diciamo, è un piacere essere qui come diciamo, responsabile dei presidi territoriali, chiamiamolo responsabile ma in realtà è coordinatore. Io farò una piccola premessa veloce e poi farò vedere quello che si faceva e che si fa nelle attività dei presidi. Adesso vi collegherò lo schermo in modo da poter vedere materialmente tutto. Magari molte slide le faccio saltare se vado molto veloce e poi andiamo avanti. Allora. Comunque le mettiamo a disposizione per chi volesse approfondire certo. Ovviamente la tua relazione. Grazie. Si vede la slide? Ancora no. Fabio Leonetti, se puoi verificare la condivisione. Sebastiano, devi cliccare sul pulsante verde, condividere lo schermo. Non mi fa. Condividere lo schermo e poi ti colleghi. E poi devi scegliere di condividere il PowerPoint. Si vede? Ancora no. No, ancora no. Allora io sto cliccando sul pulsante verde. Tutti i partecipanti, ok. Tutti i partecipanti. Si dice tutti, però non va. Condividere lo schermo, l'hai premuto il sì. Tasto verde? Sì. E dovresti poi collegarti con tuo file per inserire il file di riferimento. Io l'ho aperto il file, ma non va. Allora, allora Sebastiano, devi cliccare sul tasto verde condividere lo schermo, poi dovrai selezionare la finestra in cui hai aperto okay. Il PowerPoint e cliccare sul tasto lo condividere. Vedi adesso? Aspetta, forse ci siamo. Ecco, perfetto, ecco ci siamo. Perfetto. Ok, prego. Fatto. Allora. Fai presentazione dall'inizio, perfetto, va benissimo. Ok, aspetta che... Bene, sì. Ok, va bene, quella è la presentazione. Dico, intanto dobbiamo dire cos'è un dissesto idrogeologico, cosa si intende. Il dissesto idrogeologico è naturalmente un qualcosa che è legato al terreno e che si attiva spesso per via delle precipitazioni, e quindi delle piogge, ma su terreni che si presentano idonei a essere, diciamo, ad avere questo dissesto. Manca la parte... qual è il problema? Che molte volte è un'attività di tipo antropica che gestisce questo tipo di attività, cioè questo tipo di dissesto geologico, perché noi abbiamo costruito in maniera disordinata, abbiamo fatto cementificazione del territorio, abbiamo distrutto i boschi, abbiamo ridotto gli alberi fluviali e quindi alla fine ci serve di capire perché e quale sono le attività per ridurre questo rischio. Cos'è il rischio idrogeologico? Il rischio idrogeologico è, supponendo che ci sia un dissesto, una frana, se questa frana avviene in un posto isolato non c'è un rischio, ma purtroppo, siccome noi abitiamo in zone molto antropizzate e comunque edificate, quando investe una struttura o della popolazione allora si parla di rischio. Io vado molto veloce, adesso sto saltando. Cos'è il rischio? È fondamentale conoscere il territorio. Allora, il comune di Messina, nel suo piano protezione civile, è stato diviso in quattro zone, in sei macro aree, scusate. Dalla più bassa, area 1, 2, 3, 4, 5 e 6, andando dalla parte, ionica alla parte tirrenica. Ognuna di queste macro aree è stata assegnata a due geologi, a due operatori dei presidi territoriali geologi. Loro ogni volta in fase di allerta andavano a controllare il territorio e soprattutto i torrenti. Noi abbiamo più di 100 torrenti da controllare nel territorio messinese, quindi capite bene che era un lavoro molto pesante. Quello che vedete in realtà adesso sono tutti nodi critici di frana, da frana o da rischio idraulico,
e il colore, quelli tondi sono da rischio idraulico e quelli triangolari invece da frana, e il colore indica il rischio. Si passa dal giallo all'arancione al rosso per evitare, diciamo, per intensità di rischio. Ognuno dei colleghi andava a visionare questi luoghi e, se facciamo una zoomata, ogni territorio ce n'ha parecchi. Sono più di 2000 questi punti a rischio idrogeologico. Da precisare, Sebastiano, dimmi. Da precisare che la regione, nel dipartimento regionale, ne aveva censiti circa 600, attraverso il piano comunale di protezione civile si è passati a un censimento di 2000 punti, di quelli che hai detto tu, media bassa intensità, ovviamente. Questi punti, però, durante il monitoraggio che noi abbiamo fatto di questi 3 anni, sono cresciuti o diminuiti in funzione dei lavori, manutenzione o sistemazione di consolidamento che sono stati fatti. O abbiamo sistemato una frana, o abbiamo sistemato un ponte, o abbiamo fatto un cavalcavia. Tutti questi sono ridotti. Cos'è il rischio? Chiaramente io ho preso questa slide bellissima dove c'è un leone, così siamo nell'ambito dell'attività. C'è un leone, se è in gabbia io non ho nessun rischio, perché il leone non esce. Tuttavia, se questo leone però è libero, cominciamo a scappare tutti quanti. Quindi questo indica cos'è il rischio. Per ridurre il rischio cosa si deve fare? Intanto c'è una consapevolezza. Io devo essere consapevole che c'è questo rischio. Dopodiché devo andare a fare la mia prevenzione, e si può fare con tante attività. E fra queste attività posso dire che una è l'attività di prevenzione e pianificazione che fa i piani di autorità bacino, come attraverso il PAI, ma una fondamentale a livello comunale sono la sorveglianza e il monitoraggio degli scenari di rischio, che viene seguito dai presidi territoriali. Cosa fanno i presidi territoriali? Intanto è una slide qua dove si vede che in Sicilia, per esempio, circa il 92% del territorio è a rischio di elevata e molto elevata criticità idrogeologica, mentre, diciamo, gli altri non è che stanno scherzando, perché l'Italia è una regione, è una nazione giovane, un territorio giovane, e quindi bisogna attivarsi, e l'attività di prevenzione è importante più di quella, diciamo, del sub di risanamento successivo all'evento. A seguito dei dissesti, quando che sono stati iniziati diciamo, i presidi territoriali? Dopo il 2009, con Giambilieri, noi abbiamo avuto la necessità, attraverso la protezione civile e anche il governatore, diciamo, della regione Sicilia, di attivare questi presidi, perché i geologi erano le persone idonee e i professionisti capaci che potevano svolgere questo ruolo. Sono stati chiamati e si è pensato di fare lì una convenzione fra geologi e regione, e da lì hanno continuato a farlo per circa 3 anni, monitorando e sorvegliando il territorio che era stato disastrato. Però tutto questo bisogna continuare, e continuarlo nel tempo. Il territorio di Messina, con l'avvento cioè con il completamento del piano diciamo di protezione civile comunale, cioè erano delle situazioni da monitorare e delle situazioni di grave dissesto idrogeologico. Andando avanti, le attività hanno avuto inizio nel marzo 2017. Diciamo che fino al marzo 2020 si sono concluse. Poi c'è stata l'emergenza Covid, non ci siamo più visti, però adesso siamo in una fase di rinnovamento. Cosa fa? Qui su questa slide potete vedere un po' di attività, fa mappatura, il geologo che fa attività dei presidi, fa mappatura, fa compilazione di schede speditive, segnalazioni o potenziali di rischio, anche se fuori dalle attività, fa redazione di rapporti periodici. Abbiamo fatto nelle attività di territoriali, abbiamo svolto compiti di monitoraggio dei bacini idrogeologici e dei bacini idraulici a livello regionale, nel senso che tutti quelli che sono di competenza del demanio, nell'ultimo periodo li abbiamo monitorati e verificati uno per uno, e sono tantissimi, a piedi, modificando l'alveo, vedendo gli argini, vedendo l'incidenza che hanno le vegetazioni all'interno, e ora vediamo un po' di foto che qui ne diamo. Questo è un bollettino regionale di quando, diciamo, c'è l'avviso. C'è una zona arancione e rossa e un'altra arancione. Quando arriva l'avviso di protezione civile, la sera prima il coordinatore doveva chiamare e preavvisare i geologi interessati. In funzione del colore arancione-rosso ne potevo chiamare 6 o 12, perché
diciamo, devono muoversi a due per problemi di sicurezza e quindi venivano chiamati, venivano avvisati. Entro la sera si mandava l'avviso al comune e l'indomani mattina, se il tempo lo permetteva, ci recavamo al COC. Se invece il tempo era già brutto di notte, quindi già era avverso durante la notte, io li inviavo direttamente sui territori di cui con la protezione civile attraverso la centrale operativa ci sentivamo e dice c'è la necessità che vadano direttamente lì, o durante le attività, se c'era un'emergenza, una piccola frana, un piccolo dissesto, li dirottavamo direttamente nei punti di... Allora, quando abbiamo cominciato con i presidi? Con i presidi non fanno soltanto il dissesto idrogeologico, ma anche qualcosa prima del dissesto idrogeologico. Noi ci siamo formati a Messina come presidi subito prima, cioè abbiamo fatto la convenzione subito prima degli incendi, gli incendi del 2017, dove circa 16.000 ettari, 1.600 ettari, scusa, dove circa 1.600 ettari sono stati invasi e attaccati dagli incendi. Cosa abbiamo fatto come gioco? Il comune ci ha chiesto, la dirigenza della protezione civile dice potete mappare le aree e nel frattempo cosa si può fare? Noi possiamo mappare le aree, vedere dove c'è un'alterazione del suolo, monitorare tutto quanto, metterlo su una carta e gestire la gravità idrogeomorfologica, perché alle prime piogge, questo è successo a giugno, si pensava che alle prime piogge a settembre o anche ad agosto si potesse scatenare un grave dissesto idrogeologico. Quindi abbiamo monitorato la zona, abbiamo attenzionato le aree, abbiamo detto quali erano le aree che potevano essere evacuate, nel senso che se c'erano piogge in arrivo, e diciamo queste sono le foto che vedete durante i rilievi, a cui era seguito poi per ogni squadra una relazione, qui ci sono nomi e tipologie di schema di report, dove c'è per ogni punto il rogo numero uno, Camaro, Monte Spada, e c'è scritto cosa c'erano, cosa non c'è, territorio. Ecco, ma la cosa che abbiamo attenzionato è anche la perimetrizzazione dell'area con piccole, diciamo, cartografie, e poi ne abbiamo fatto una grande, in cui dicevamo dove c'era l'intensità maggiore di incendio, ma soprattutto le colture arboree che venivano bruciate, se c'erano boschi, se c'erano prati, se c'era, perché questo era importante per capire il dissesto del suolo e quindi la resistenza. Tutto questo veniva poi portato, tutte queste planimetrie, diciamo report, venivano inserite in un'altra cartografia più grande che raccoglieva in varie zone, quello che vedete sulla sinistra in alto è tutte quelle macchie rosse, sono tutti gli incendi del 2017, e nel riquadro c'è questa mappa, questa è soltanto una sezione della mappa, e venivano riportate lì, e da qui poi c'era la tipologia di vegetazione arborea che era andata diciamo, bruciata. Altra cosa invece è stata fatta una carta di gestione geomorfologica per l'avversità dell'incendio, e questa qua è stata suddivisa poi in aree in cui si diceva c'era la prevalenza erosione, area a forte sviluppo di erosione, fin quando si arrivava alle aree in cui è scarso nulla la presenza di copertura e quindi era a rischio idrogeologico molto alto. E questa è una di quelle mappe. Ce ne sono 6 o 7, mi pare, di queste mappe. Queste hanno aiutato, ecco, qui per intenderci siamo nella zona dell'università di Messina. Queste ci hanno aiutato a fare, questa è un'attività, tutto quello rosso, ecco, qui ci sono le attività, l'area incendiata, delle aree, diciamo quello che può essere via. Questa poi è stata inserita nel piano di protezione civile comunale e anche nel piano comunale come aggiornamento delle aree incendiate, delle aree diciamo in cui è avvenuto il fuoco. Queste sono delle foto dei roghi di quelle sere che riguardano le attività, e già si pensava che era tutto rosso. Cosa abbiamo fatto dopo? Nel mese di settembre abbiamo cominciato a rilevare con le prime piogge, anzi l'ingegnere Gardia ci ha detto di attivarci esattamente prima di un'allerta arancione, ma in quella gialla, come primo intervento, perché dovevamo andare a vedere come stavano i torrenti, le condizioni dei torrenti. Bene, in queste foto si vede che i torrenti, in questa foto a sinistra, non c'è più neanche l'alveo, perché avevano buttato talmente materiale che il torrente passava soltanto in una piccola strettoia. E c'è molto materiale, c'è di tutto.
Questo era un punto da attenzionare, perché nel momento in cui si verificasse un'ondata di piena, questo andava a colpire la popolazione sottostante. Ci sono delle piccole frane che abbiamo monitorato continuamente, perché è chiaro che la protezione civile, anche se noi facevamo l'avviso, non può andare lì a sistemare immediatamente, neanche il comune. Però se trovavamo un guado occupato o occluso dai, allora chiamavamo diciamo, il comune con un piccolo escavatore, si andava lì direttamente a sistemare queste cose. Così come c'erano aree di sovralluvionamento, questo è per intenderci un ponte in cui qua ci sono neanche 70 centimetri di margine, perché il terreno, l'alluvione ha quasi riempito, diciamo, il letto del fiume. Quella è un'altra frana, e qui ci sono dei guadi o dei attraversamenti quasi occlusi, e noi avvisavamo di questo. Quindi facevamo prevenzione su quello che era dopo. Un altro più avanti, cosa abbiamo fatto? Questo è un esempio di report in cui i colleghi inserivano, oltre le località dove sono stati in quel giorno, inserivano tutte le richieste, tutte le indicazioni, se si sono incontrati con gli operatori, se c'erano i vigili del fuoco, se c'era una macchina di traverso, se c'era acqua, e da quel punto indicavano alla struttura del presidio e anche al COC cosa fare. Successivamente abbiamo fatto anche azioni di mappatura. C'erano delle frane, in questo caso in località Camaro, che dovevano essere censite per aiutare la protezione civile e anche il comune a farla inserire nel PAI, e ci hanno chiesto se potevamo fare questo tipo di attività. Siccome era previsto nella convenzione, l'abbiamo fatto. Queste sono delle foto di un territorio dove c'è una piccola frana che è avvenuta. Uno pensa che le foto non rendono l'idea, ma qua ce n'è un'altra. Ma appena vedete il profilo, vi rendete conto che noi qui c'erano degli edifici, e la frana partiva da qua sopra. Quindi il rischio era altissimo. Cosa abbiamo fatto? Attraverso un piccolo drone che avevamo, abbiamo fatto un rilievo, abbiamo aggiunto la cartografia, abbiamo fatto un rilievo secondo le frane che c'erano, tutto quanto, abbiamo fatto una cartografia e l'abbiamo inviata al comune dicendo fatevi, passatela al PAI, perché infatti poi è andata in questo modo. Andando avanti, Sebastiano, dimmi. Sebastiano, se possiamo accelerare un po' le conclusioni, perché capisco le cose sono tantissime, se possiamo andare alla conclusione ti sarei grato. Questa è una mappa, una scheda, due minuti soltanto. Scheda. Questa è una mappa, cioè una scheda che viene fine. Okay. Questa è una scheda che viene compilata dai colleghi. Questa è per il dissesto idrogeologico, per la sistemazione idraulica dei torrenti demaniali. Ogni colore che vedete di questo è il tratto del torrente del fiumare a briga. Ogni tratto che con simili caratteristiche e anche con simili premesse, allora con simile criticità, quindi sovralluvionamento e tutto quanto, sono stati sentiti tutti quanti questi modelli, e alla fine diciamo abbiamo risolto anche questo problema. E il comune ha avuto disponibili 40, 80 torrenti definiti nell'arco di 2 mesi e ha potuto chiedere i finanziamenti. La prima allerta, dico, in 3 anni cosa è successo? E abbiamo finito, questa è una delle ultime 2 pagine. In 3 anni cosa sono successe? Nel primo anno, da aprile 2017 al 31 dicembre 2017, sono applicati 2 livelli di allarme arancione. Dice, non è successo niente. Il secondo anno, nel 2018, sono verificati 12 livelli di allerta arancione e una rossa. Mentre nel terzo anno, 5 arancioni e 3 rosse. Nel periodo 2010-2020, soltanto un'allerta di rischio di arancione, e no, fino a dicembre non si è verificato niente, fortunatamente. Però i torrenti erano già puliti, avevano già attivato tutto quanto la pulizia, e quindi non si è verificato niente. E poi volevo ringraziare tutti i colleghi geologi che hanno preso luogo e partecipavano a questi presidi. Grazie. Grazie Sebastiano, grazie e scusa per il tempo che ovviamente ho limitato, ma sei veloce, riuscito... Mi sono anche accavallato con le parole. Sei riuscito a inquadrare, ecco, questo per far capire ai nostri amici, ai nostri Lions, ai nostri ospiti, all'associazione di volontariato, quanto è stata importante questa attività di prevenzione, e con tecnici specialistici formati
quali sono i geologi ovviamente, e quale contributo possono dare per la sicurezza. Questa è la prevenzione, cioè essere adoperati in situazioni di allerta per fare monitoraggio, fare del report. Questo è servito per fare quelle attività mirate, pratiche di movimentazione delle criticità nei torrenti, per far sì che quelle criticità vengano superate. Grazie per questo flash che hai fatto su questo aspetto. Grazie. Passo ora la parola al dottor Antonino D'Alessandro dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per una sintetica relazione. Eccolo qua collegato. Buonasera, okay. Ciao Antonino D'Alessandro dell'Istituto Nazionale. Presentati tu e procedi. Sì. Buonasera a tutti. Spero che il monitor si veda, perché già l'ho appena condiviso. Si legge, si vede, tutto a posto. Ok, va bene. Io sono Antonio D'Alessandro, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e in particolare dell'Osservatorio Nazionale Terremoti. In questa mi è stato chiesto un po' di parlare di quelle che sono le attività, le strategie che l'INGV adotta per la riduzione del rischio sismico, vulcanico, in parte anche ambientale. Chiaramente sarà un po' complicato essere sintetici, cercherò di volare. Innanzitutto presentiamo l'INGV, è stato istituito nel 1999 e ha come obiettivo, come missione, proprio quello di studiare la sismicità, i rischi naturali, il rischio vulcanico, il rischio ambientale su tutto il territorio nazionale. Quindi non è semplicemente un organo di ricerca, ma, come già aveva anticipato Cocina, l'ingegnere Cocina, è parte integrante del Servizio Nazionale di Protezione Civile. È il primo organo, quello che ha il compito di studiare i fenomeni che insistono sul nostro paese, monitorarli e fare sorveglianza affinché poi la protezione civile si possa attivare tempestivamente in caso di evento calamitoso. Oggi l'INGV è costituito da circa un migliaio di persone, tra ricercatori e tecnici, distribuiti su tutto il territorio nazionale in varie sedi e in varie sezioni, e svolge le sue attività facendole confluire all'interno di tre dipartimenti che prendono proprio il nome di Dipartimento Terremoti, Vulcani e Ambiente. Le attività che noi svolgiamo come ente, quindi, non sono solo quelle di ricerca, ma facciamo quindi dei servizi per la società e gestiamo delle importanti infrastrutture di ricerca e ci occupiamo anche di sviluppo tecnologico. Le attività di ricerca, quindi, come abbiamo detto, ricadono nel campo dei terremoti e sarebbe veramente lunghissimo di elencarle tutte, però sicuramente tra gli aspetti più importanti c'è quello dello studio delle sorgenti sismiche, lo studio statistico dei terremoti, dell'ingegneria sismica, le deformazioni che possono essere generate durante un terremoto o prima di un terremoto. Nel campo della ricerca che svolgiamo nell'ambito dei vulcani, che viene principalmente svolta ad esempio nelle sedi di Catania, nell'osservatorio Ateneo e nell'osservatorio Vesuviano, riguardano lo studio dei processi pre-eruttivi, eruttivi e post-eruttivi, e mentre la parte dell'ambiente realmente ricopre tantissimi settori, tra i quali ad esempio la fisica dell'alta atmosfera, studi di oceanografia, di clima, di geotermia, giusto per elencare quelli principali. È chiaro che questa attività di ricerca noi la possiamo fare grazie a quelle che sono le nostre reti di monitoraggio. L'INGV gestisce ormai da oltre un ventennio quella che è la rete di monitoraggio sismica che si distribuisce, come potete osservare da questa mappa, in oltre 500 stazioni su tutto il territorio nazionale, con il contributo anche di reti di monitoraggio che arrivano da altri istituti o da anche esteri al territorio nazionale. Ogni sito di questi che abbiamo visto è un sito che è costato parecchia fatica, perché ha avuto dei costi e dei tempi di preparazione molto lunghi, ma ognuno di questi siti è oggi strumentato con la migliore strumentazione disponibile sul mercato e trasmette i propri segnali, i propri dati, le proprie informazioni presso quelle che sono le sale sismiche che noi abbiamo, tra quella nazionale a Roma e quelle dislocate invece a Catania e a Napoli per il monitoraggio delle aree vulcaniche. E grazie a importanti sistemi automatici di analisi automatica dei segnali siamo in grado oggi di fornire immediatamente, quasi immediatamente, cioè quindi entro un paio di minuti,
una primissima localizzazione, stima della magnitudo della protezione civile, che viene raffinata sempre in maniera automatica dopo appena 5 minuti, e entro 30 minuti viene fornita una versione definitiva rivista. Ciò è possibile grazie al Servizio Nazionale di Sorveglianza Sismica, perché presso le nostre sale personale H24, 7 giorni su 7, un minimo di 4 persone, si occupa di studiare in tempo reale, di analizzare in tempo reale questi dati, e personale reperibile sempre pronto per poter intervenire in caso di crisi sismiche o crisi di tipo vulcanico. Il frutto chiaramente è un frutto che è visibile, perché chiunque può andare sul sito INGU e poter in tempo quasi reale visionare i terremoti che stanno avvenendo nel nostro terremoto. Non solo i terremoti, perché come sapete da alcuni anni l'INGU è il centro di competenza anche per l'allerta tsunami sull'intero territorio mediterraneo. Questi sono ad esempio gli eventi sismici per i quali il CAT, che è appunto il centro di allerta tsunami, si è attivato dando delle informazioni verso i centri di competenza, fornendo anche quelle che erano le stime tramite delle simulazioni, delle stime delle onde, dell'altezza d'onda che poteva colpire le aree potenzialmente interessate dagli tsunami. Rete sismica, oggi andiamo sempre più verso quella che è la rete multiparametrica, quindi associamo a quelli che sono i sensori sismici, sensori accelerometrici che oggi si stanno spandendo su tutto il territorio italiano, e ora anzi in Sicilia, proprio nell'ambito di un importante progetto PON, vedrà l'installazione di numerosi sensori accelerometrici sulla nostra regione. Ma abbiamo anche la nostra rete GPS, quindi per il monitoraggio delle deformazioni, che ci permettono di ricostruire, come in questa mappa, quelli che sono gli spostamenti medi che ogni punto del nostro territorio subisce rispetto a un punto di riferimento. Questo ci permette anche di avere quindi delle informazioni su come sta evolvendo, su come si stanno accumulando gli sforzi, l'energia nel sottosuolo, e avere delle informazioni predittive su quelli che sono i fenomeni sismici e vulcanici. Ad esempio, questo è un dato di deformazione registrato sull'Etna, la rete GPS sull'Etna. Potete vedere come nella parte di inflazione, cioè ovvero di rigonfiamento dell'Etna, che si va riempiendo, la propria camera magmatica si riempie, ci sia un aumento, quindi un allargamento, un aumento del volume del corpo vulcanico, per poi invece cominciare a diminuire durante la deflagrazione. Queste sono così delle mappe che a titolo di curiosità vi mostro, dove le frecce indicano proprio dove il volume è aumentato e diminuito, e come potete vedere insomma puntano verso il cratere sommitale. Ma le aree vulcaniche noi le monitoriamo non solo quindi con questi strumenti che abbiamo visto, ma le monitoriamo direttamente con le nostre telecamere che non sono solo nel range del visibile, ma che ci permettono di monitorare i corpi vulcanici anche durante in mancanza di sole, quindi con quelle che sono delle camere termiche che ci permettono di studiare e monitorare H24 quelli che sono i movimenti lavici di superficie ed eventuali esplosioni. Esplosioni che, come sapete, sono pericolosissime, perché le ceneri e i lapilli presentano una pericolosità non solo per l'abitato, ma anche per i voli, per le linee aeree. Quindi lo studio delle emissioni delle ceneri vulcaniche, ma anche modellizzazioni che permettono di comprendere come questa può evolvere in funzione dei venti, delle perturbazioni atmosferiche, sono delle informazioni queste importantissime per la sicurezza del territorio e dei trasporti aerei. E altre reti che ancora continuiamo a sviluppare, ad esempio le reti geochimiche, oggi ad esempio si sta sviluppando una rete di sensori radon su tutto il territorio italiano, che adesso, anche sempre nell'ambito di questo progetto, sarà potenziata, ma anche le reti di monitoraggio CO2 sull'Etna, le reti gravimetriche, magnetiche. Chiaramente elencarle sarebbe richiederebbe parecchio tempo, però oggi, ripeto, le reti di monitoraggio
sono a tutti gli effetti delle reti multiparametriche, cioè si tende sempre più ad osservare e a mettere all'interno di uno stesso sito sensori sismici, accelerometrici, radonometri, GPS e così via. Ma noi questo monitoraggio, questa sorveglianza la facciamo anche dall'alto, non la facciamo solo da sensori a terra, grazie ormai all'importante sviluppo di quelli che sono i sistemi di osservazione dello spazio, riusciamo a studiare quelle che sono le deformazioni, grazie diciamo appunto alle tecniche interferometriche, ai dati satellitari, riusciamo a studiare quelle che sono le deformazioni indotte dai terremoti che possono precedere o che si possono misurare a seguito di un terremoto, oppure studiare sempre dai satelliti quelle che sono le colate, le anomalie termiche che ci danno risposta, che ci danno riscontro su quelle che sono le colate sui nostri terremoti. Sui nostri vulcani. È chiaro che questi sono dati, sono attività di ricerca che però non avrebbero grande valore se fossero divulgate verso l'esterno e verso la popolazione. Ormai da qualche anno l'INGV, un po' come diciamo da tempo noi siamo abituati a fare a seguire diciamo le previsioni meteo, i telegiornali, in qualche modo fa un piccolo telegiornale mensile che è disponibile online sul sito, in cui in pochi minuti descrive quella che è la sismicità che è avvenuta nell'ultimo mese. Questo con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione, informare la popolazione. Sempre più in questi anni l'NGV utilizza quelli che sono i canali social, quindi YouTube, Twitter, Facebook, per comunicare in tempo reale la popolazione, per coinvolgerla attraverso i propri siti di divulgazione, ma anche, ripeto, coinvolgerla in caso realmente di terremoto. Ad esempio, un'iniziativa Hai sentito il terremoto? Non è altro che un'iniziativa in cui il cittadino può contribuire fornendo delle informazioni che possono essere, in caso di forte terremoto, che possono essere utili a misurare quelle che sono, a verificare quelle che sono gli effetti macrosismici sul territorio di un determinato evento. Durante le emergenze poi l'INGV si attiva con diversi gruppi in emergenza. Non vi elenco, faccio giusto un paio di esempi. Ad esempio il gruppo di emergenza sismico, che durante una sequenza sismica si muove sull'area epicentrale per andare ad infittire la rete sismica, oppure il gruppo Quest, che si attiva per andare a fare il rilievo macrosismico, cioè ovvero gli effetti sull'abitato di quel particolare evento calamitoso. Tutte queste informazioni sono utilissime, sono importanti, perché vengono raccolte all'interno di database che sono pubblici, che sono a disposizione della comunità scientifica e dei territori, e che raccolgono tutte le informazioni sui terremoti storici, terremoti strumentali, le faglie sismogenetiche, gli strumenti, tutto quello che noi facciamo viene ormai messo a disposizione della comunità scientifica e non solo. Qua vado un attimino veloce, va bene. Ci sono, ripeto, dei blog, delle importanti iniziative che l'INGV sta facendo per divulgare in questo momento sul territorio siciliano, con varie iniziative. Una forse magari di particolare interesse, abbiamo stretto l'anno scorso un protocollo d'intesa con l'Arma dei Carabinieri, proprio per far diventare ognuna delle caserme ricadente sul territorio un potenziale sito da strumentare per trasformarlo, per trasformarle in caso di emergenza o in caso di attività normale in un punto di osservazione. Stiamo lavorando con la realizzazione degli osservatori sismici urbani, cosa che abbiamo iniziato a Messina, che purtroppo diciamo causa Covid ha rallentato, ma che ha l'obiettivo di trasformare quelle che sono delle reti che avete visto adesso a scala nazionale o regionale, a scala urbana di territorio, per migliorare diciamo un attimino il controllo gli effetti di un terremoto su un'area urbana, e stiamo lavorando per il futuro. Chiaramente non significa previsione, perché previsione, come sapete, non è possibile, siamo ancora lontano, però adesso l'INGV sta affrontando il tema della
e dell'allertamento precoce, cioè la capacità di durante in occorrenza di un terremoto di essere in grado di allertare con pochi secondi o poche decine di secondi le strutture competenze affinché queste possano intraprendere delle azioni efficaci. Non mi dilungo, vi dico che comunque stiamo lavorando anche su nuove tecnologie, vi faccio solo un esempio. Oggi, ad esempio, le fibre ottiche, da recenti pubblicazioni, sembrano poter permettere di monitorare i terremoti, cioè ricostruire quelli che sono i sismogrammi che noi normalmente osserviamo con i nostri sismometri, utilizzando le stesse fibre ottiche che vengono distese sul territorio o anche sui fondali oceanici, sui fondali marini, per la trasmissione dei dati internet. E questo chiaramente potrebbe essere anche una svolta in futuro, questo che permetterebbe di trasformare ogni fibra ottica in un potenziale sensore. Inutile dirvi che maggiore e migliore è il monitoraggio, più puntuale è l'osservazione dei fenomeni, maggiore sarà la conoscenza, la comprensione del fenomeno e chiaramente la possibilità di ridurre quella che è di mitigare quella che può essere il rischio da quel determinato fenomeno calamitoso. E qui insomma, grazie. Qui non mi dilungo. Grazie tante da Alessandro per questa entusiasmante, diciamo, rappresentazione di tutto quello che NGV sta facendo in Italia per il monitoraggio e la ricerca. E questo è il futuro, ovviamente, per la prevenzione, per cercare di sapere qualche attimo prima che avvenga un grande evento. Quindi è una cosa molto importante, completamente anche il discorso dell'early warning, cioè quell'avviso, la possibilità di avvisare prima. Grazie per questa relazione. Passiamo ora al dottor Giovanni Cavallaro, che è il dirigente dell'Ispettorato Dipartimentale Foreste di Messina, per un quadro sulla situazione riguardo il rischio incendi, un aspetto importante del nostro territorio e della nostra Sicilia. Grazie a lui e a lui la parola, perché la nostra provincia è tra le province siciliane quella che ha una superficie estensione arborea tra le più grandi della Sicilia. Grazie, un intervento del dottor Giovanni. Grazie, penso che si vede lo schermo, ho preparato un PowerPoint che ci aiuterà, come ho visto anche con i miei predecessori, ad andare più velocemente. Io intanto ringrazio l'ingegnere Rizzo per avermi invitato a partecipare a questo webinar, che è veramente interessante, e soprattutto per quanto riguarda gli aspetti che interessano tutto il territorio della nostra provincia messinese. Certo, un po' mi rammaricano alcune considerazioni interne, nel senso che vedere la lista di geologi interessati per il rilievo del comune di Messina, se io considero che ho 22 ispettori forestali per tutta la provincia, evidentemente insomma è qualcosa che mi lascia molto riflettere. Ma andiamo velocemente, visto anche i tempi che mi sono stati assegnati. Ho fatto così un'idea di quella che è stata l'evoluzione degli incendi negli ultimi 40 anni. Purtroppo, mentre ci andavamo verso una riduzione della superficie boscata, che è quella che principalmente ci interessa, perché il resto è quello che viene definito in gergo incendio di interfaccia, poi lo definiremo meglio nel dettaglio, cioè quindi legato molto purtroppo all'abbandono dei terreni, perché l'agricoltura adesso non ha più grande interesse per la mancanza di redditività, anche se ultimamente notiamo un certo risveglio con tutto ciò che riguarda effettivamente l'ambiente, e quindi anche il chilometro, l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o pressoché zero. Quindi ho evidenziato l'anno 2017, ovviamente ho finito là perché è l'anno che poi è stato di svolta, è l'anno in cui è stato visto prima dal collega geologo che la devastazione che c'è stata, in parte anche legata all'evoluzione legislativa
che abbiamo dovuto subire. Cioè, considerate che nel 2016, a seguito del decreto Madia, il Corpo Forestale dello Stato è stato aggregato in gran parte presso l'Arma dei Carabinieri. Il primo anno di questo passaggio ha avuto qualche difficoltà nelle comunicazioni, perché l'intervento aereo, che è della Protezione Civile, è passato alla gestione dei Vigili del Fuoco, quindi ci sono stati qualche problema che ha portato a quelli che sono stati i disastri del 2017. Andiamo all'argomento che effettivamente mi è stato assegnato, cioè come noi possiamo intervenire, quali sono le strategie per la riduzione del rischio incendio. La prima, dobbiamo andare a vedere quali sono le cause, quelle naturali le ho appena elencate, ovviamente dico, io invidio tutti ad accendere un rametto di paglia con una lente di ingrandimento, penso che insomma non sia così facile, quindi diciamo l'autocombustione sì, è possibile, l'eruzione vulcanica l'abbiamo avuta, diceva il collega dell'INGV, nel 2019 con l'eruzione dello Stromboli, di fatto tutta l'area che di interfaccia tra Scari, Stromboli e Ginostra e il vulcano, che è una zona bene o male vegetata, è stato oggetto di incendi, perché ovviamente i lapilli sono arrivati a ridosso delle abitazioni e questo ha portato a che si incendiasse tutta quell'area, creando un problema di rischio non indifferente, su cui poi si è intervenuti in diversi giorni, perché poi c'è stata una continua ripartenza. Cause, abbiamo detto, quindi naturali, cause accidentali, dove ovviamente c'è dietro la volontà dell'uomo, ma magari senza che lo faccia apposta, usiamo questo termine, perché è legate comunque a una azione antropica, ma dove ci deve essere una concausa in cui c'è quello stato di abbandono, cioè c'è il comburente, come vedremo in seguito. Quelle diciamo forse più interessanti sono le cause colpose, quindi che è legate a negligenza, imperizia, imprudenza, che sono poi viste dal codice penale e punite con colpe che vanno anche fino alla reclusione, quindi per aver lasciato mozziconi o cerini accesi, braci non controllate, falò o i fuochi d'artificio, che sono stati spesso oggetto di intervento in ogni festa patronale, purtroppo alla fine, se non viene fatto in zona sicura, alla fine della fiera c'è sempre l'incendio nella parte prospiciente dove sono stati fatti i giochi pirotecnici. E poi andiamo a quelle dolose, quelle cioè dove c'è una volontà a fare danno, una volontà che può essere legata a un'attività speculativa, ma anche a interessi economici, a rivalità, cioè per fare un colpo, un danno al vicino, poi magari questo incendio non è più controllato perché magari le condizioni meteoriche sono le più favorevoli a che si sviluppi l'incendio. Un poco è questa la motivazione forse per il 2017, tutta quell'incendio che partendo da San Michele ha interessato tutta la zona collinare fino ad arrivare, come faceva notare il dottore Monaco, fino alle spalle dell'università all'Annunziata. Poi abbiamo anche dei motivi, come dire, di protesta o addirittura fatti, come dire, patologici. In ogni caso a me piace chiamare tutte queste case come fatti delinquenziali, tant'è che la legge, con diversi articoli al del codice penale, punisce in maniera molto pesante il dolo. Ovviamente tutto questo è stato oggetto di rinnovamento recentemente in fase di aggiornamento della legislazione antincendio.
queste sono, diciamo, due. Questo è un innesco, vado velocemente perché non vorrei che diventasse motivo di emulazione. Questa è la zona dove è stato trovato questo innesco. La legge quadro per quanto riguarda incendi boschivi è questa del 2000, che ha abrogato, quindi inasprendo le pene, ha abrogato quanto invece era previsto nella legge quadro 47 del 95. Per cui abbiamo una nuova definizione di incendio boschivo in cui è, la leggo per velocità, in cui si intende un fuoco con suscettibilità ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. Questo ampliamento della definizione del fuoco, quindi, preclude dall'estensione del fuoco stesso, quindi anche se l'incendio viene prontamente domato e interessa poche aree, pochi metri quadrati, ugualmente si possono applicare le norme relative all'incendio boschivo. Perché questo accada, che cosa è importante? È importante stare attenti alle prescrizioni. E qui ritorniamo a quanto anche illustrato dal dottore Monaco, cioè della mappatura, perché è necessario che le aree che sono state oggetto di incendi siano mappate, e quindi si crea quello che viene definito oggi il catasto incendi, che ogni comune dovrebbe dotarsi per far sì che si possa controllare quanto di seguito, cioè la possibilità di inibire, no, l'azione sul soprassuolo per almeno 15 anni, vietarne la caccia per 10 anni. Probabilmente questo è stato un problema per la città di Messina, perché l'avere vietato la caccia nell'area dell'Annunziata, nell'area di San Michele, probabilmente ha in qualche modo contribuito a far arrivare i cinghiali in città, ma questo è un altro problema. Altro problema. Per 10 anni, no, non si possono fare realizzare sugli edifici né infrastrutture né nuovi insediamenti, allo stesso modo le attività produttive. Mentre per quanto riguarda quelle attività che tendono a recuperare il bosco, ovviamente questo bastano 5 anni. Perché 5 anni? Perché le alte temperature che si raggiungono durante l'incendio creano una sorta di crosta superficiale che è di fatto infrangibile, e quindi ecco i pericoli di scorrimento delle acque, di alluvioni, siamo riusciti a evitare subito nel 2017, facendo i primi interventi di pulizia dei torrenti di cui si parlava prima. Questo per dare modo al terreno stesso di riprepararsi al nuovo insediamento per quanto riguarda la nuova forestazione. Qualcuna l'ho appena detta, altre misure che di contrasto sono appunto quello di il censimento dei comuni di queste aree percorse dai incendi, perché ci permette di fare una verifica immediata, no, ormai con i sistemi GIS sul terreno dove si vuole realizzare qualche attività o dove si sta realizzando qualche attività, e quindi poterle inibire con sanzioni che, voglio dire, vanno, come abbiamo detto, anche fino a 10 anni per quanto riguarda il 423 bis, cioè per chi si opera in questo modo. Ricordo così, giusto un passante, che purtroppo io sono l'autorità che gestisce il vincolo idrogeologico, e quindi poi alla fine della tornata il cerchio ritorna tutto nella stessa, si chiude il cerchio. Come si programma invece, perché questa è tutta attività di prevenzione, poi dobbiamo vedere
Purtroppo il fuoco, nonostante tutti i virtuosismi che vogliamo, un po' come il Covid per l'ingegnere Cocina, purtroppo l'incendio parte lo stesso. E parte, e qui è una volta che questo è accaduto, che cosa occorrerebbe fare? Occorrerebbe, secondo le prescrizioni che la legge 1 del 2018 ha previsto per quanto riguarda l'attività di prevenzione degli incendi, che i sindaci abbiano già un piano di emergenza per fronteggiare, quindi sì, i comuni siano in condizione di poter fronteggiare l'evento. Non tutti, purtroppo, l'ingegnere Rizzo lo sa bene, perché non tutti sono virtuosi con il comune di Messina, questa sviolinata per il mio comune ogni tanto ci sta, non tutti hanno questa posizione. In più, lo dicevo prima, il vero problema che noi abbiamo oggi sono quegli incendi di interfaccia, lo facevo vedere, noi abbiamo veramente ridotto di molto gli incendi nelle zone del demanio forestale, e anche che interessano boschi, ma quelli che sono il vero problema dell'attività antincendio è l'incendio di interfaccia per quelle zone miste tra le zone urbane o rurali, no? La Messina in provincia è famosa per avere questa ruralità diffusa sul territorio in tutti i comuni, perché ovviamente si sono abbandonate le aree, i coltivi, penso alla coltivazione dell'oliveto che ha subito un forte abbandono, ma penso a tutti quei terrazzamenti che una volta erano il presupposto delle coltivazioni a seminativo o di sussistenza della nostra popolazione, che oggi sono del tutto abbandonati, e quindi creando quelle condizioni di la propagazione dell'incendio stesso. Come si accende il fuoco? Il fuoco, vabbè, è una reazione chimica dovuta all'aumento, al raggiungimento delle temperature, ma che richiede la presenza di un combustibile e un comburente. Il comburente, purtroppo, ce l'abbiamo troppo presente in natura, lo vado a scorrere velocemente, perché l'ossigeno, se non ci fosse, non ci saremmo neanche noi. Gli altri due elementi sono quelli su cui noi possiamo cercare di intervenire, o meglio, oddio, nella fase di spegnimento agiamo anche sul comburente, perché cerchiamo con varie forme di ridurre la quantità di ossigeno in presenza, in vicinanza delle fiamme. Ma dove possiamo andare a intervenire maggiormente è appunto nel cercare di ridurre l'accensione, cioè che qualcuno vada a innescare incendi, e soprattutto il combustibile, cioè evitare che ci sia comburente per alimentare le fiamme, quindi soprattutto vegetazione ormai secca nel caso di specie di cui stiamo parlando. Il tutto si racchiude in quello che noi, diciamo, normalmente chiamiamo il triangolo del fuoco, dove vedete il calore, il combustibile e l'ossigeno sono gli elementi indispensabili perché il fuoco si possa realizzare. Qual è l'attività, come dicevamo, e poi vado a quello che stiamo cercando di aggiornarci per quanto riguarda la prevenzione, perché ovviamente la riduzione dei numeri del personale e soprattutto l'avanzato stato di età, non abbiamo ormai persone né dal punto di vista operai né dal punto di vista personale di ruolo, quindi ispettori, che abbiano un'età inferiore ai 57 anni, e questo mi sembra che già da solo faccia capire le difficoltà in cui ci si deve muovere per tutta questa attività. Quindi la prevenzione si basa, come dicevo prima, su cercare di togliere quelle cause che del triangolo del fuoco che vanno ad alimentare il fuoco, quindi riducendo la quantità di combustibile o l'attività di vigilanza, in maniera da evitare che ci siano persone che appicchino il fuoco, che quindi inneschino questa attività.
Sulla vegetazione interveniamo con l'uso di piante resistenti. Se noi voglio ritornare alle immagini che avete visto io, perché mi è stato dato un tempo, tolto molto materiale, però le immagini dei luoghi che nel 2017 erano in quel modo devastati, rivisti a 2 anni di distanza, dove già le piante avevano ripreso. Quindi, cioè, scegliere le piante che da mettere a dimora, scegliere le attività di andare a fare, cioè con piccoli interventi, no, che aiutano, quindi anche una scalzatura semplicemente o anche togliere, come si suol dire, il secco, ovviamente facilita poi la ripresa vegetativa. Queste altre attività sono ovviamente la cultura del sottobosco e soprattutto allontanare i residui vegetali dai luoghi con o nel periodo previsto, quindi fino al 15 giugno, con l'eliminazione anche bruciando le ristoppie, ma se siamo ormai troppo vicini alla stagione o c'è una forte sciroccata, conviene quindi distruggere queste ramaglie e sminuzzarle attraverso un bioriduttore o sistemi simili e quindi utilizzarli come fertilizzanti per il terreno. Un altro sistema che ovviamente viene usato soltanto da persone capaci è il fuoco prescritto, cioè quindi quello di creare con il fuoco una barriera, perché il fuoco raggiunge il terreno già bruciato e quindi non si propaga. È chiaro che questo richiede una conoscenza dei luoghi e anche delle condizioni meteoriche che, diciamo, ne stiamo parlando in questa assise, ma non lo diremmo, diciamo, davanti ai ragazzi di una scuola che magari poi ci vogliono provare, o attraverso, diciamo, Giovanni, sto chiudendo, grazie, purtroppo il tempo sto chiudendo velocemente, lo so, la posizione porta a questo, quindi viali parafuoco, tagliafuoco o le semplici piste. Come per quanto riguarda la soppressione, perché ritengo che poi interessa a tutti, un problema grosso è quello di avere il DOS, considerate con 22 ispettori, noi riusciamo a fare 4 pattuglie la mattina, 4 il pomeriggio e poi ci sono i riposi, l'anzianità e tutto quello che è, ma senza DOS non si ha l'intervento aereo, perché ormai purtroppo senza intervento aereo non riusciamo ad arginare le attività. Di che cosa disponiamo? Disponiamo di 16 Canadair, 4 elicotteri Ericsson e 8 elicotteri del Corpo Vigili del Fuoco. Questo a livello nazionale, mentre la Regione si dota per la stagione antincendio di 8 elicotteri Airbus, uno è a San Fratello in località Zirbetto. Questo è un Canadair in fase di spegnimento, questo è proprio purtroppo nel 2017 a Messina. E il Canadair ha la caratteristica di poter lanciare 8.000 litri d'acqua tutti in una volta e quindi può avere un grosso effetto immediato, ma se l'approvvigionamento d'acqua è distante l'effetto è quasi nullo, perché nel frattempo le fiamme riprendono vigore. Questo è, ecco, il carro armato dell'area, l'Ericsson S60. Questo addirittura riesce ad avere anche 9.000 litri d'acqua, ma la peculiarità di poter questi 9.000 litri d'acqua anche di buttarli sul fuoco in 3 fasi diverse, quindi a 3.000 litri alla volta, e questo può essere molto utile perché può con ripetute approvvigionamenti di acqua può facilitare lo spegnimento dell'incendio, tra gli elicotteri riescono a poggiarsi meglio, e questo è quello regionale, l'Airbus, che utilizza una benna che può pescare, però anche se ha solo 800 litri d'acqua, però può pescare in prossimità dell'incendio e quindi essere più immediato, può, come diciamo noi, sedersi sul fuoco e quindi avere anche una sua attività. Come le procedure in atto, abbiamo detto, attraverso ci vuole l'avvistamento attraverso le vedette, con l'avviso ai distaccamenti parte la macchina per vedere quello che si deve andare a fare. Come stiamo cercando noi oggi di fronteggiare questa situazione con questa emergenza? Attraverso l'utilizzo dei droni,
abbiamo messo adesso appena ci sarà la finanziaria dovremmo poter acquistare, la finanziaria è già approvata ma deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la possibilità di acquistare dei droni che ci permettono di fare sia la vigilanza, quindi la fase di prevenzione, ma anche e soprattutto quella poi di verifica. No, lo faceva vedere bene il dottore Monaco, no? Che loro con il drone sono riusciti più facilmente a fare l'accertamento della superficie boscata, ma anche a vedere situazioni di frane. Per noi si riguarda anche l'attività istituzionale. Stiamo cercando di potenziare l'organico del personale della Regione Siciliana attraverso l'immissione di personale in qualsiasi modo, dai guardiaparco del Parco dei Nebrodi, stiamo cercando di interagire con la Polizia Metropolitana, perché ovviamente dobbiamo rispondere immediatamente a quello che è la prossima emergenza che partirà già. Già ci sono stati i primi incendi in questi giorni, appena c'è stato il primo scirocco, ma che già il 15 giugno diventerà importantissimo. Ma ci tenevo a parlarne del pattugliamento con i volontari delle aree sensibili per la vigilanza e l'avvistamento. Io chiedo scusa se mi sono dilungato, ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare di questa cosa che ci preme molto e che ci avvicina alla stagione. Grazie a tutti. Grazie tante della sintetica relazione, perché capisco gli argomenti sono tanti e è dovuto sintetizzare. Grazie per il lavoro che voi svolgete, soprattutto anche in collaborazione del volontariato e anche dei cittadini, perché ogni cittadino può essere cittadino attivo nell'avvisare subito una situazione di eventuale incendio e quindi far sì che le forze possano essere in campo prima che l'evento possa poi diventare. Ingegnere, tu mi insegni che la prima postazione di protezione civile sei tu. Esatto, è il cittadino. Grazie. No, tu, grazie. I cittadini, esattamente, grazie. Allora, grazie per il tuo intervento. Io mi devo scusare con la dottoressa Carlotta Rodriguez che ci ha seguito da 2 ore sul tema, è lontana, perché raccontaci dove si trovi in questo momento, cosa fate voi come Fondazione Cima. A te la parola velocemente. Grazie comunque dell'attesa. No, grazie. Prego. Per l'invito. Io adesso sono a Nairobi. Dove lavoriamo sempre su progetti nell'area e sono passata dalla Sicilia al Kenya, quindi più o meno siamo una bella distanza. Procedure operative di early warning, sempre sul rischio idrogeologico idraulico, come quello di cui vi sto per parlare. Però l'unico esattamente. Adesso io condivido, però spengo la telecamera perché ogni volta che condivido con la telecamera c'è. Certo, va benissimo. Grazie per il tuo intervento che ho già avuto modo di vedere e così sinteticamente ci avviamo alle conclusioni. Spero di essere veloce, giuro. Ecco qua, si vede. Sì. Si vede qualcosa? Sì. Allora, sì, si vede, perfetto. Brevemente del progetto di cui hanno già parlato l'ingegner Manfrey, il geologo d'Alessandro, che è appunto il Pond Governance, nel contesto del Pond Governance delle misure non strutturali, quali sono, quali abbiamo considerato, a cosa servono per la riduzione del rischio. Intanto il progetto, diciamo, ha come scopo quello di rafforzare la capacità istituzionale, quindi la governance, e di aiutare a, diciamo, selezionare, rendere comunque efficaci ed efficienti le azioni di riduzione del rischio nelle regioni obiettivo, che sono le 5 regioni del sud che sono state, credo, già nominate prima, quindi Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. E all'interno di queste regioni poi ci sono anche dei casi studio, perché lavoriamo soprattutto sui contesti territoriali, quindi sui cuori in Sicilia, e quindi Sicilia, la città di Messina è diventata un po' il nostro caso di riferimento per la Sicilia, non perché io sia di Messina ovviamente, questo mi sembra evidente. E allora, poi per quando ve la faccio breve... Una casualità proprio. Taglio un po' questa parte progettuale e vi dico semplicemente di cosa parla un po' il progetto. Il progetto ha queste 6 fasi che voi vedete. I partner di progetto sono quelli che vedete sopra e sono, diciamo, relativi alla fase di cui si sono occupati principalmente, quindi tutto in parte. E sono il CNR, la Fondazione Politecnico, l'Unical con il laboratorio Camilad, il CINID e la Fondazione Cima, che è capofila della parte idro.
e idrogeologico e idraulico. Idrogeologica. E, certo, quindi ci sono queste sei fasi. Le prime fasi, diciamo, che sono quelle che sono più relative all'analisi dei fabbisogni dei contesti, dei cuori, insomma. Quindi tutti quegli indicatori che sono relativi alla caratterizzazione dei contesti e del rischio nei contesti, quindi pericolosità, esposizione e vulnerabilità. Diciamo, ovviamente provo a farvela il più breve possibile, e anche perché è un progetto che è partito, come vedete, nel settembre 2017 e che finirà a Natale di quest'anno, quindi sono 4 anni di lavoro. E la fase 3 e fase 4 hanno più a che fare, l'una, diciamo, con l'analisi dei piani, quindi l'analisi e valutazione proprio del contenuto della pianificazione, qui c'è scritto ancora di emergenza, ma è pianificazione di protezione civile, e quindi della parte, diciamo, preventiva, e poi la fase 4 è la valutazione dell'operatività del sistema. Noi adesso ci troviamo nella fase 5, fase 5 che, come vedete da sopra, è tutta, diciamo, della Fondazione Cima, e ha a che fare con diciamo, la programmazione di tutti quegli interventi di mitigazione delle condizioni di rischio relativa soprattutto alla parte di misure non strutturali. Poi diciamo, è a cavallo un po' della scadenza che abbiamo avuto a marzo, adesso vi farò vedere cosa abbiamo fatto e cosa ancora resta da fare per questa fase, e poi ci sarà una sorta di riassunto in cui metteremo insieme fondamentalmente tutti i pezzi e daremo tutti gli strumenti diciamo, sia all'amministrazione regionale che poi ai comuni di riferimento per poter, diciamo, effettivamente selezionare queste misure non strutturali. Ricordiamo che appunto il progetto non finanzia, ma favorisce le condizioni e dà una serie di strumenti per il coordinamento e appunto per la scelta e l'implementazione delle misure non strutturali. Quindi ci sono linee guida, tool informatici come quello che vi accennerò, diciamo, un po' più avanti. Dove siamo però? Cioè, noi dobbiamo, diciamo, lo scopo del progetto e anche dell'implementazione delle misure strutturali e non è quello di ridurre il rischio. Il rischio fino a qualche anno fa veniva calcolato semplicemente come pericolosità per esposizione per vulnerabilità. La parte di capacità non veniva tendenzialmente considerata, o quantomeno veniva considerata ma un po', diciamo, fuori dall'equazione. Noi invece abbiamo voluto proprio inserirla all'interno dell'equazione del rischio, al denominatore, quindi per far capire che, come vedete qua a destra nella parte blu e rossa, cioè ha diciamo, una situazione di pericolosità per esposizione e per vulnerabilità, quindi diciamo, una parte di input in qualche modo del sistema, deve corrispondere un controbilanciamento in termini di capacità, che ricordiamo appunto è la combinazione di tutti quei punti di forza e delle risorse del sistema per affrontare una determinata situazione di emergenza. Quindi maggiore è la parte, diciamo, blu, quindi PEV, e maggiore deve essere la capacità. E ora però, dal punto di vista della riduzione del rischio, noi possiamo lavorare sia, diciamo, su misure strutturali che su misure non strutturali. Quelle strutturali tendenzialmente sono quelle che vanno, diciamo, più a colpire la parte di PEV, nel senso, per esempio, consolidamento dei versanti per la parte di pericolosità, oppure diciamo, la rilocalizzazione di alcuni insediamenti abitativi quando sono troppo esposti, o ancora, per esempio, il consolidamento strutturale degli edifici, no? Quindi vanno a lavorare sulle parti di pericolosità, esposizione e vulnerabilità. Ma noi nel progetto non ci occupiamo di questo, noi ci occupiamo invece della parte non strutturale, l'elenco delle misure adesso ve lo faccio vedere, che vanno a lavorare soprattutto appunto sulla vulnerabilità, ma in particolare sulla capacità di protezione civile. Le misure non strutturali considerate sono quelle, diciamo, d'articolo 2 del nuovo codice, quindi allertamento, formazione dei tecnici, informazione alla popolazione, formazione della popolazione inteso come esercitazioni, diffusione della cultura di protezione civile, raccordo delle pianificazioni e aggiornamento della normativa tecnica, con, diciamo, un cappello generale che è la pianificazione di protezione civile, che sta lì perché dal nostro punto di vista, diciamo, tutte queste misure devono essere inserite all'interno della pianificazione di protezione civile. E inoltre anche perché, come vi ho detto, è una fase di progetto a sé stante, quella della, diciamo, dell'analisi della pianificazione di protezione civile. E noi dentro al progetto abbiamo considerato le prime quattro, quelle che vedete in blu un po' più scuro, perché in qualche modo diciamo, le altre tre hanno meno a che fare con l'amministrazione comunale con cui noi lavoriamo. E le misure che abbiamo analizzato sono, fondamentalmente, noi abbiamo creato un modello che poi è diciamo, un Excel inizialmente, dove abbiamo intanto spacchettato tutte le misure non strutturali nelle loro sottocomponenti, per far capire proprio che cosa vuol dire implementare una misura non strutturale, e ogni sottocomponente è stata diciamo, suddivisa in 4 livelli di implementazione, da 0, dove la misura è insufficiente o non è stata implementata, a 3, che è ottimale.
il concetto è, questo è un po' complesso perché già qua vedete lo spacchettamento della misura allertamento che adesso vi faccio vedere un po' più nello specifico se abbiamo tempo. Il concetto è che, quindi questo è lo schema generale, perciò la diffusione della cultura, l'aggiornamento della normativa tecnica e il raccordo pianificazione, diciamo che in qualche modo sanno a corollario, sono un po' più generiche. Abbiamo considerato le misure, quindi i blu, perciò allertamento, formazioni tecnici, informazione alla popolazione, attività esercitative, e abbiamo cercato di vedere all'interno della pianificazione di protezione civile, perché in qualche modo tutto deve passare dal piano, altrimenti è come se non esistesse, perché se non è proceduralizzato è quasi come se non esistesse, e come queste misure vanno a influire sulla capacità. Quindi il modello che noi, il tool poi informatico che noi forniamo alla regione, ma anche poi alle amministrazioni comunali, è un tool che consente di cercare proprio di capire qual è l'effetto dell'implementazione, per esempio, di un passaggio da livello 2 a livello 3, dell'implementazione di una misura non strutturale sulla capacità. Capacità che non, diciamo, sto qui a spiegare nello specifico, però è costituita dalle quattro parti che vedete in colori diversi. La parte beige, ora non so più neanche che colore sia, è la parte di capacità istituzionale, quindi digitalizzazione, rapporto dell'amministrazione locale sia con la popolazione che con gli altri livelli di pubblica amministrazione che con gli stakeholder, la formazione dei suoi tecnici e la capacità proprio dell'amministrazione di comunale di pianificare, in senso di protezione civile ovviamente. Poi la capacità sociale, quindi la popolazione in termini di coesione sociale, formazione e informazione, e poi la capacità economica e la capacità di gestione del territorio. Ora, non so quanto tempo ho, però provo a fare una carrellata, quindi le prossime quattro slide sono semplicemente lo spacchettamento. Pochi secondi, Carlotta, purtroppo pochi secondi. Ve la faccio proprio breve, questa, poi ve le lascio. Però fai tranquilla, vai. Sì, poi ci lasci eventualmente questo materiale e poi... Esatto, solo per farvi capire in che senso, cioè l'allertamento, la misura allertamento, dobbiamo descriverla nei vari pezzi, altrimenti non si capisce che cosa dobbiamo fare. Certo. Se non ho tutta la descrizione di come sono fatti i presidi, io non posso dire a un'amministrazione comunale, guarda, sei a livello 1, devi arrivare almeno a un livello 2, che è quello, tra virgolette, sufficiente, e che cosa devi fare. Quindi questo tool non solo serve per capire, cioè per dare un punteggio, ma in realtà non è quello, è più che altro per spiegare all'amministrazione comunale come posizionarsi e soprattutto poi ha ovviamente tutti gli altri livelli di riferimento, quindi che cosa deve fare per passare da un livello insufficiente o comunque appena sufficiente a un livello possibilmente ottimale. Le salto queste, poi magari le rivediamo dopo. Quindi questo stesso metodo è stato utilizzato ovviamente sia per la formazione dei tecnici che per l'informazione alla popolazione che per le esercitazioni. E questa è l'ultima parte che vedo velocemente, cioè... quello che abbiamo fatto fino adesso in questo contesto è quello che stiamo per fare. Allora, a noi interessano tre cose per quanto riguarda i casi studio delle cinque regioni in realtà. La parte di valutazione, quindi dello stato di implementazione delle misure non strutturali per il comune, in questo caso di Messina. Quindi noi abbiamo preso il tool e abbiamo cercato di capire qual è appunto il posizionamento rispetto a tutte le sottocomponenti che avete visto prima del comune sull'implementazione delle misure non strutturali. E questo è un primo passaggio che abbiamo già fatto. Poi la seconda parte, che per noi è estremamente importante, che siamo a metà è cercare di capire se c'è o non c'è uno scollamento fra quella che è la reale implementazione delle misure e quella che è la percezione da parte di varie categorie, nel senso le quattro categorie che vedete, quindi cerchiamo anche di capire se c'è una differenza di percezione fra i tecnici, gli amministrativi e poi i volontari cittadini. Di questa parte qua abbiamo fatto soltanto la somministrazione test, quindi con quattro soggetti appartenenti alle quattro categorie sopracitate, e abbiamo modificato i questionari in modo da poter rendere la distribuzione alla popolazione abbastanza agevole, e adesso siamo in procinto di distribuirli, quindi probabilmente arriverà anche a voi. E l'ultima parte, che è quella poi chiave un po' del progetto, è proporre dei pacchetti ISO efficaci. Cosa vuol dire ISO efficaci? Che, come vi dicevo, questo strumento ha i vostri livelli di implementazione delle misure non strutturali e un corrispondente livello di capacità e quindi di rischio. E il modello vi consente di dire ok, passo da un livello di implementazione della sottocomponente TOT 1 al livello 3. Che cosa succede alla mia capacità? E questo lo fa automaticamente il tool, e quindi ovviamente ci sono varie permutazioni che possono essere realizzate per ottenere magari un livello di capacità ottimale o comunque progettuale, chiamiamolo così,
E quindi queste misure possono essere scelte in base, per esempio, al budget che si ha, ma anche alcune caratteristiche del territorio. Per esempio, ci sono alcuni territori che preferiscono prediligere i presidi, altri, quindi investimento sulla parte dei presidi, altri che invece preferiscono, diciamo, dedicarsi più alla parte di monitoraggio strumentale, ad esempio. Però sto facendo esempi completamente casuali. Ecco. E, l'ultima cosa, giuro, ultima slide. E queste sono alcune considerazioni, per esempio, che noi abbiamo fatto per il comune di Messina. Quindi, in base all'implementazione delle misure attuali, quali sono, per esempio, alcune cose che potrebbero essere migliorate? Quindi, per esempio, il fatto che diciamo, per lo più si utilizzi una rete di monitoraggio regionale e non locale, quindi un miglioramento della rete e un infittimento della rete dovrebbe essere necessario. Qualora fosse realizzata, predisporre una piattaforma web, per esempio aperta ai cittadini per la visualizzazione di tali dati, e poi qualche miglioramento in termini di proceduralizzazione, e, per esempio sia della parte di monitoraggio meteo che della parte proprio di presidi, il rinnovo della convenzione ad esempio potrebbe essere una di queste cose, ma anche e soprattutto inserimento di tutta questa parte nel piano che per lo più c'è già, ma manca qualche dettaglio, per esempio la partecipazione della popolazione sulla parte delle modalità di comunicazione, che diciamo, in termini di pianificazione è definita già dal codice di protezione civile, che parla proprio di pianificazione partecipata, e che manca un po' in tutte le misure non strutturali analizzate. E formazione dei tecnici, mancano ancora per esempio dei test periodici di assessment delle competenze per andare poi a fare una formazione un po' più mirata, perché abbiamo visto che comunque tendenzialmente sta ancora dentro al contesto esercitativo, seppur sia fatta su base annuale, e diciamo sarebbe il caso invece di scorporarla un po' dalla parte di esercitazione. E l'ultima parte, giuro questa è l'ultima slide, che facevo prima, nel senso cercare di diciamo, aumentare la partecipazione della popolazione in fase di pianificazione e cercare in termini di campagne di sensibilizzazione di consapevolezza, cercare di effettuare un'analisi sia della percezione del rischio che della vulnerabilità sociale, quindi capire quali sono i vari gruppi, in modo da cercare di fare delle campagne che siano un po' più mirate rispetto a quelle che magari possono coprire tutta la popolazione senza alcuna distinzione, e con ovviamente un miglioramento successivo delle modalità di condivisione sia dei contenuti del piano, ma anche in generale un po' di temi di giusta cultura e cultura di protezione civile. Ho finito, posso respirare. Grazie, ti abbiamo fatto fare proprio una relazione stressante. Comunque grazie del tempo dedicato e soprattutto dell'aggiornamento. Questo è lo stato avanzato, cosa stiamo facendo anche noi come Messina per migliorare sempre, ma questo come regione siciliana, perché quel discorso della governance è riferito a questo progetto che riguarda le 5 regioni che hai menzionato tu, compreso la nostra regione. Quindi grazie per questo report e ci sentiremo per l'ultimo ulteriori sviluppi e adempimenti di queste cose. Grazie, io complimenti e una buona permanenza a Nairobi. Io ho concluso, passo diciamo la parola alla nostra cerimoniera e grazie a tutti per la vostra disponibilità, a tutti i relatori che hanno partecipato. Grazie. Grazie Antonio. Concluse le relazioni, proseguiamo ora con gli interventi istituzionali. Prende quindi la parola la dottoressa Gloria Caristia, presidente del distretto Leo 108 YB Sicilia. Carissimo governatore Sciammetta, autorità e amici Lions e Leo, buonasera a tutti. Io sarò davvero brevissima perché abbiamo ascoltato tutte le importanti e interessanti relazioni dei relatori, con cui mi complimento. Un caro saluto e un grande ringraziamento lo volevo rivolgere al presidente di circoscrizione Guido Graffeo per la sua gentilezza e per i suoi modi garbati e soprattutto per avermi voluta qui come Lions, ma come una grande famiglia davvero. Complimenti per la trattazione scelta, perché quando si parla di Sicilia sicuramente l'argomentazione è vasta, e io che non sono del campo posso dire che non si smette mai di imparare, ma ciò che è importante è l'informazione per conoscere e per mettere in atto. Non vi rubo altro tempo e buon proseguimento di serata a tutti e complimenti ancora. Grazie. Grazie Gloria.
Prende adesso la parola il dottor Maurizio Gibillaro, secondo vice governatore del distretto Lions 108 YB Sicilia. Anch'io sarò telegrafico, ringrazio il presidente Graffeo, ti ringrazio tanto, complimenti veramente a te e ovviamente anche all'amico Nino Rizzo, delegato del governatore per Lions Alert, e complimenti a tutti i relatori, sono stati veramente puntuali ed esaustivi. Permettetemi di salutare il governatore Mariella Sciammetta e il past presidente del Consiglio dei Governatori Salvo Giacona, il primo vice governatore impegnato in altro webinar dovuto abbandonare, ma ci sono anche i past governatori Enzo Leone, Franco Frenè Terranova, Salvo Ingrassia, direttore del nostro centro studi, e il past governatore Scamporrino. Un saluto ai presidenti che hanno voluto, ai presidenti di club che hanno voluto questo webinar stasera. Certamente non entro nel merito di queste importanti relazioni tecniche, sicuramente vi dico che abbiamo bisogno, per quello che ho sentito, ancora di affinare un pochino tutte quelle che sono le problematiche che riguardano quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato questa sera. Purtroppo noi viviamo in un ambiente piuttosto dissestato da tanti punti di vista, non solo dal punto di vista fluviale, ma anche per quanto riguarda i problemi boschivi. Ma ripeto, non entro nel merito e mi complimento ancora per tutto quello che è stato detto. Grazie a tutti quanti, grazie ancora, caro amico Graffeo. Grazie Maurizio. Prende la parola il dottor Franco Cirillo, primo vice governatore del distretto Lions 108 YB Sicilia. Scusate, ma come già anticipato il secondo vice Maurizio Gibillaro, il dottor Franco Cirillo, primo vice governatore, si scusa e si è dovuto improvvisamente allontanare perché gli hanno anticipato un incontro multidistrettuale con tutti i primi vice governatori. Quindi mi ha pregato, mi ha chiamato di porgere a tutti quanti il suo cordiale saluto. Prende quindi adesso la parola l'avvocato Salvatore Giacona, past presidente del Consiglio dei Governatori del multidistretto Lions 108 Italy. Saluto il presidente della terza circoscrizione, amico carissimo Guido Graffeo, e mi congratulo per questo incontro molto articolato, molto veramente rappresentato da relatori che ci hanno arricchito con le loro dotte e argomentazioni. Saluto il governatore del distretto, l'amica carissima Mariella Sciammetta, il secondo vice governatore Maurizio Gibillaro, saluto la carissima Gloria che si sa adeguare perfettamente ai tempi, avete visto, quindi anche questo è sintomo di maturità. Saluto tutti gli altri officer distrettuali, i past governatori, Andrea Danzi, può essere soddisfatto, veramente un altro, stasera è stato aggiunto un altro tassello che contribuisce ad arricchire quel mosaico di eventi che sono stati trattati durante tutto l'anno in tutto il distretto e che hanno veramente creato una situazione di conoscenze, di consapevolezze che è importante. Mancavano appunto i rischi ambientali, sono stati veramente discussi in maniera molto esaustiva, competente e eccezionale. Quindi andiamo avanti sempre per curare l'ambiente, perché è il nostro habitat, è la nostra vita, il pianeta è dove noi, la nostra casa, lo possiamo dire, ha bisogno di noi, ma in doppio senso, nel senso di non accentuare certe situazioni di disagio che lo mettono a rischio e di invece collaborare perché si possa migliorare questa situazione. Avremo modo ancora di sentirci perché ci sarà da qualche giorno, mi pare, nella ottava circoscrizione un altro
ancora meeting sull'ambiente, e poi come una conclusione ideale il 22 aprile, proprio a conclusione del mese dell'acqua e della terra, ci sarà il meeting che dovrebbe essere la sintesi di tutto quello che si è fatto, con la partecipazione anche di tutte le associazioni che contribuiscono appunto alla tutela dell'ambiente. Mi è stato affidato il compito di moderare l'incontro, non credo che ci sia niente da moderare, però daremo tutti noi il nostro contributo, proprio perché l'ambiente continua ad essere l'argomento più importante che ci deve tenere sempre in grado di poter fronteggiare qualsiasi evento, qualsiasi attentato alla sua integrità. Grazie. Conclude i lavori l'avvocato Mariella Sciammetta, governatore del distretto Lions 108 YB Sicilia. Grazie, un caro saluto al presidente di circoscrizione, il caro Guido Graffeo, un saluto al past presidente del Consiglio dei Governatori, Salvo Giafona, al secondo vicegovernatore Maurizio Cibilaro, a tutti i past governatori, a tutti gli officer distrettuali di club, ai graditi ospiti e ai relatori, ai quali va il mio apprezzamento e ringraziamento per questa importante serata dedicata all'ambiente. Grazie anche a Gloria Caristia, che ancora una volta è presente alle nostre iniziative che stiamo condividendo, così come tutto il percorso di quest'anno che ancora una volta vede uniti Lions e Leo. Grazie carissima Gloria. L'argomento sicuramente è molto interessante, per questo ringrazio il delegato Antonio Rizzo, il quale mi ha dato anche il piacere e l'onore di avere qui stasera il nostro Gianni Castellane, un past governatore che si occupa appunto a livello multidistrettuale di Team Alert. Lo ringrazio molto per essere stato qui con noi e per l'attività importante che, come egli stesso ci ha detto, in questo campo i Lions stanno svolgendo. E qui lo sappiamo, Antonio Rizzo è diciamo il delegato per eccellenza da questo punto di vista, perché da anni si occupa di questo tema, lo fa molto molto bene, e quindi affidiamo a lui adesso l'ultima in questo frangente emergenza che dobbiamo affrontare, che è quella per la vaccinazione. Come è stato detto, noi abbiamo già dato tutto l'elenco delle disponibilità, dobbiamo solo mettere a punto perché il presidente del Consiglio dei Governatori, che appunto in un primo momento, d'accordo con il generale Figliolo, ci aveva chiesto di aspettare un piano a livello diciamo nazionale, adesso concordemente abbiamo deciso che ognuno sui propri territori, dove c'è necessità e ci chiamano, siamo pronti a poter dare il nostro aiuto. E così in tutte le altre attività di prevenzione. È stato detto bene stasera, non c'è, lo diceva Salvatore Coscina, non possiamo parlare di eliminazione del rischio, possiamo parlare di riduzione del rischio, e questo risultato lo possiamo ottenere attraverso intanto la consapevolezza e quindi attraverso la prevenzione. E qui si gioca il ruolo dei Lions. Noi stasera, come in tante altre occasioni, stiamo attenzionando l'ambiente, stiamo attenzionando la cultura della prevenzione, ma dobbiamo anche dire che tutta l'attenzione per l'ambiente e per la prevenzione di rischi sotto i vari aspetti che sono stati evidenziati sono, ahimè, riconducibili a politiche che hanno spesso non considerato quanto sia importante la presenza dell'uomo sui territori, perché se c'è dissesto idrogeologico, se ci sono incendi, se ci sono
tutta un'altra serie di rischi che non sto qui ad elencare. La maggior parte di essi sono dovuti al fatto che i territori sono stati abbandonati, perché sono stati allontanati appunto i contadini, sono stati allontanati, diciamo, non sono stati dati fondi agli enti per poter sistemare tutta quelle opere che potevano regimentare le acque. Quindi ci vuole intanto che si mettono le persone nelle condizioni di poter tornare sui territori, di poter essere presidi sui territori, e allora lì credo che i volontari ci saranno già naturalmente. Non dobbiamo reclutare volontari quando in un numero così smisurato, quando avremo i cittadini che potranno stare nelle campagne, che potranno presidiare quei luoghi, che potranno coltivarli, e quindi dobbiamo auspicare che ci sia un cambio di politiche che guardi all'ambiente, alla sostenibilità dello sviluppo, così come in questi giorni abbiamo lungamente discusso. Io colgo l'occasione, ho sentito il dottore Giovanni Cavallaro che ci ha ricordato come si stia cercando di prevenire attraverso l'uso di droni gli incendi che devastano le nostre realtà. Voglio dire, perché questo è qualcosa che fa certamente onore a tutti i Lions di questo distretto, che i Lions già hanno approvato un progetto e l'ha approvato il gabinetto distrettuale ed è stato finanziato dalla nostra fondazione, un progetto per l'acquisto di droni. Un'altra circoscrizione ha finanziato, con supporto anche del distretto, l'acquisto di droni. Quindi siamo avanti rispetto a delle attività di prevenzione e di mezzi per fare prevenzione che sono certamente importanti. Veramente mi dà molta preoccupazione, e dicevo, capiamo come le politiche sono sbagliate laddove ci rendiamo conto delle difficoltà che ha la regione siciliana ad acquistare i droni che noi abbiamo acquistato, quando invece può spendere migliaia e migliaia di euro per poter gettare l'acqua quando gli incendi sono iniziati. Allora bisogna capovolgere tutto il ragionamento. Dobbiamo basarci sulla prevenzione. I soldi vanno spesi prima, i territori vanno salvaguardati. Lasciamoli stare i Canadair, mettiamoci le persone che possono lavorare, che possono pulire quei boschi, che possano attivarsi per prevenire gli incendi sui territori. Creiamo occupazione, creiamo sviluppo sostenibile e lasciamo stare i Canadair, che purtroppo arrivano quando i danni sono già incalcolabili, come lo sono stati in passato. Noi Lions ci siamo e siamo presenti, come è stato detto, anche con il protocollo d'intesa che è stato stipulato a livello nazionale. Ci siamo nel distretto e continueremo sempre ad essere attivi e presenti per azioni concrete a tutela del nostro patrimonio. Grazie a tutti e grazie per l'attenzione che a questi temi ancora una volta state dando e continuate a dare. Grazie. Grazie Mariella, grazie. Buona serata, grazie. Buona a te. Buona serata a tutti, grazie Salvo e grazie. Buona serata, arrivederci a tutti. Buonasera. Arrivederci a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Mariella. Antonio, ciao. Ciao Antonio. Ciao Guido. Ciao, ciao. Arrivederci. Buona serata a tutti, grazie. Ciao Guido, grazie. Ci vediamo domani. Buonasera a tutti. Complimenti per le